Buongiorno a tutti, mi sentite? Allora, abbiamo una discussione ovviamente, come diceva Alessio, molto legata all'attualità. Io qualche giorno fa mi è capitato sotto gli occhi un articolo, ovviamente parlava della pandemia, visto che tutti scrivono su quello, di un giornalista di area progressista, diciamo così, che faceva questa affermazione molto audace. Diceva, in tempi di epidemia ci si deve affidare ai medici, come in tempi di guerra ci si deve affidare ai militari, in tempi di crisi ci si deve affidare agli economisti. Ecco, io credo che questo tipo di pensiero, diciamo, apologetico, che è molto diffuso ovviamente, soprattutto nel campo accademico e soprattutto in quello progressista, come dicevo prima, è andato pesantemente a sbattere negli ultimi 10 anni, in particolare dopo la crisi del 2008, ma nuovamente con gli avvenimenti recentissimi. E noi facciamo questa discussione proprio per contestare questo punto di vista e per proporne uno che abbia qualche aderenza con la realtà. Più vicino alla realtà è una posizione di un altro molto più autorevole economista che si chiama Paul Krugman, qualcuno di voi magari lo ha sentito perché è stato anche un premio Nobel, considerato, diciamo, un esponente largamente intese delle idee keynesiane, che dopo la crisi del 2008 aveva fatto una dichiarazione famosa dicendo: tutto quello che ha spiegato la teoria macroeconomica negli ultimi 30 anni o era inutile o è stato attivamente dannoso. E questo, diciamo, era il bilancio che traeva appunto dopo il crack del 2008 e la crisi mondiale che ne è seguita. Quegli avvenimenti hanno segnato l'inizio non solo di una crisi economica ma anche sociale, ma anche di una forte divisione politica e anche teorica, diciamo, perché, diciamo, tutto, come diceva appunto Krugman, tutto quello che non solo era stato insegnato, ma era stato praticato negli anni, negli ultimi 2 decenni del secolo scorso, negli anni 80, 90 e poi negli anni 2000, era andato in pezzi sotto i colpi di una crisi che era stata più volte detta, considerata impossibile. Chi ha qualche anno di più si ricorderà che soprattutto negli anni 90 si diceva ormai il sistema ha imparato a gestire le sue crisi economiche con il controllo della moneta, col controllo dei tassi di interesse. Poi si teorizzò che le nuove tecnologie, la rete, le tecnologie della comunicazione avevano cambiato, si diceva allora, il paradigma economico, e dunque non ci sarebbe stata più crisi economica. E infine si disse persino che le innovazioni nel campo della finanza, cioè l'esplosione di ogni forma di debito, speculazione e circolazione di capitale fittizio, costituiva appunto una difesa contro la crisi ciclica che invece per tutti i 2 secoli precedenti aveva afflitto periodicamente l'economia capitalista. Ecco, tutte queste teorie sono andate in pezzi e non è un caso appunto che dal 2008 e ancora di più con la crisi attuale si stanno ripresentando idee che sembravano seppellite, e appunto le idee che derivano soprattutto dall'elaborazione keynesiana, di cui dopo dirò di più. Io ho sotto gli occhi un editoriale che è stato pubblicato, mi pare, il 5 aprile sul Financial Times, che comunque rimane l'organo del capitale finanziario a livello mondiale, è un editoriale non firmato, in qualche modo ufficiale, una presa di posizione, che molto nettamente si esprime in questi termini sulla crisi economica e sociale legata e anche sulla pandemia. Ne cito solo qualche riga. In sostanza quello che dice è: in questa enorme emergenza, che paragona non a caso alla crisi del 29 e alla seconda guerra mondiale, dice, noi dobbiamo cambiare radicalmente politiche, e senza citare esplicitamente
le teorizzazioni keynesiane, dice sono necessarie, saranno necessarie riforme radicali che invertano le politiche, la direzione prevalente delle politiche economiche degli ultimi 4 decenni. I governi dovranno accettare un ruolo più attivo nell'economia, e dunque va contro la teorizzazione e la pratica, diciamo, del privato dappertutto. I governi, semplice, dovranno considerare i servizi pubblici come investimenti piuttosto che come passività, cercare modi di rendere il mercato del lavoro meno insicuro, e dunque invertire sulla questione della precarizzazione galoppante che abbiamo conosciuto. La ridistribuzione della ricchezza sarà di nuovo all'ordine del giorno. I privilegi degli anziani, vabbè, questo ovviamente è una scemenza, e dei ricchi dovranno essere messi in discussione, e politiche che fino a poco fa erano state considerate eccentriche, come il reddito di cittadinanza e la tassazione dei patrimoni, dovranno far parte di queste politiche. E finisce ricordando tre avvenimenti degli anni 40, e cioè, dice, cita l'approvazione della Carta Atlantica, cioè il documento con cui gli Stati Uniti e l'Inghilterra con Roosevelt e Churchill si impegnavano, stabilivano i loro obiettivi politici nella Seconda Guerra Mondiale. Poi cita il Beveridge Report della Gran Bretagna, di cui dopo riparlerò, che fu un documento del 1942 con cui il governo inglese, con cui si apriva in Inghilterra la discussione sulla costruzione dello Stato sociale, che poi ebbe una grossa importanza. E infine gli accordi di Bretton Woods del 1944, che furono gli accordi che gettarono le basi dell'architettura finanziaria mondiale che durò per gran parte del dopoguerra. Dopo tornerò su tutti questi punti, però credo che questo testo, questo documento, non è l'unico, dimostra fino a che punto nella classe dominante, appunto parliamo del Financial Times, non del bollettino parrocchiale, c'è la consapevolezza che diciamo, questa crisi può mettere in discussione l'esistenza stessa del sistema economico che garantisce in fin dei conti il loro potere e il loro privilegio. Come dicevo, qui non si parla esplicitamente dell'elaborazione keynesiana, tuttavia è esattamente a questa che si fa riferimento, e dunque prendo qualche minuto e qualcosa di più per richiamarne almeno alcuni aspetti. L'elaborazione di Keynes è legata storicamente soprattutto agli effetti della grande crisi del 29 e degli anni 30, che per la verità noi crediamo che sarà oscurata per dimensioni e profondità dalla crisi in cui siamo entrati, e tuttavia è stata considerata per un secolo intero come l'esempio della più grave, più profonda e più pericolosa crisi economica mai vissuta dal sistema capitalista. Keynes, che diciamo, elaborò il suo testo fondamentale, pubblicò nel 1936, raccoglieva diciamo, gli effetti politici, esprimeva un'elaborazione politica e teorica in campo economico proprio sugli effetti generati da quella crisi, che appunto ebbe effetti catastrofici, creando disoccupazione di massa, protezionismo, e soprattutto creando una situazione politica di enorme scontro con movimenti sia controrivoluzionari, come fu per esempio l'ascesa del nazismo in Germania, ma anche movimenti rivoluzionari come furono i movimenti della classe operaia americana nel 1934, del fronte popolare in Francia, l'occupazione delle fabbriche nel 1936, o della guerra civile spagnola. E dunque una crisi che metteva a rischio il sistema perché creava una condizione appunto potenzialmente rivoluzionaria a livello internazionale. Keynes elaborò appunto in questo contesto e scrisse il suo famoso libro La teoria generale, non come un'analisi in generale del capitalismo, ma esplicitamente come uno strumento per
tentare di salvare il sistema e razionalizzare e consigliare politiche che permettessero di evitare una crisi di questa natura. Ora, il punto di partenza di Keynes, in cui lui rompe con la tradizione degli economisti precedenti, borghesi, è che deve constatare che la cosiddetta domanda effettiva, cioè la somma della domanda generata sia dal consumo sia dagli investimenti, lasciata a se stessa, lasciata al gioco delle forze di mercato, al laissez-faire, non porta alla piena occupazione, non porta a una situazione del massimo sviluppo delle forze produttive e dell'economia. Questa poteva essere un'osservazione fin troppo banale in un momento in cui appunto il mondo era oppresso da una gigantesca sovrapproduzione, ma era una rottura teorica a quel tempo. Ora, prima di proseguire su questo, devo fare un inciso, un'ulteriore premessa. Oggi noi non abbiamo il tempo e anche, diciamo, diventerebbe una discussione di cui sarebbe difficile trarre un filo, di approfondire quelle che consideriamo essere le cause fondamentali della crisi economica. So che è stato mandato nella mail e anche pubblicato sui nostri siti un breve testo che riassume, che è l'introduzione al libro Salario, Prezzo e Profitto, che riassume, diciamo, alcuni concetti che noi oggi dobbiamo dare per scontati, che dunque io richiamo, e poi ci saranno modi di approfondirlo, di riprenderlo in altre discussioni. E dunque li richiamo solo brevemente, questi concetti fondamentali per noi, che sono alla base della lettura marxista della crisi. Il primo è che la causa ultima, fondamentale di ogni grande crisi economica, è la sovrapproduzione, cioè la tendenza intrinseca di questo sistema a mettere in campo una capacità produttiva maggiore di quello che è la capacità del mercato di assorbire questi prodotti. Questo oggi è sotto gli occhi di tutti, a prescindere dal coronavirus, ed è stato chiarissimo particolarmente nella crisi del 2008, che appunto è stata una grande crisi generale del sistema, alla cui base c'era il fatto che un enorme investimento andato avanti per quasi due decenni aveva generato una capacità produttiva in termini di fabbriche, di comunicazioni, di estrazione di materie prime, eccetera, eccetera, molto più ampia di quella che il mercato poteva assorbire, dunque ha portato al crollo del mercato stesso. Un secondo punto che noi dobbiamo tenere a mente, che spiega Marx nel secondo volume del Capitale, è il fatto che il saggio medio di profitto, cioè la capacità di un investimento di generare un profitto, tende, è soggetto a una serie di forze che tendono ad abbassarlo. Queste forze sono diverse, è una tendenza, come spiega Marx, non è una legge assoluta che si manifesta sempre, però è una forza presente in questo sistema. Lo richiamo perché poi vedremo come affronta invece Keynes questo punto. Alla base di queste analisi della crisi c'è il punto fondamentale, la base dell'economia marxista, ma per la verità anche degli economisti classici prima di Marx, cioè che questi fenomeni in ultima analisi si spiegano in base alla legge del valore, cioè al concetto che il valore fondamentale di qualsiasi merce prodotta si riconduce esclusivamente al tempo di lavoro socialmente necessario a produrla, e che questa, diciamo, è la base, la chiave per intendere lo scambio di merci e la produzione capitalistica. Questi sono punti che noi dobbiamo avere presente. Mi rendo conto che magari ci sarà chi li conosce e chi no, come ho detto in quel testo che abbiamo mandato, se ne fa un'esposizione sintetica, eventualmente diciamo, questo seminario può servire anche a dare spunti ad ulteriori discussioni o approfondimenti. Fatto questo inciso, tornando a Keynes, appunto Keynes non può non rendersi conto della sovrapproduzione, visto che il mondo a quel tempo è precisamente devastato da una crisi di questa
di questa natura, ed è appunto da lì che parte la sua proposta di politica economica e anche la sua analisi, che si articola fondamentalmente su quattro punti, quattro pilastri, diciamo così. Su questo c'è anche l'articolo di Lorenzo Esposito, credo che sia stato mandato in mail in lista, se no magari dopo qualcuno può linkarlo ancora nella chat. Il primo punto che dice Keynes è che le autorità devono intervenire abbassando il tasso di interesse, cioè rendendo conveniente prendere denaro a prestito. Questo si legava anche al fatto che nel 28-29, dopo il 29, le autorità americane avevano fatto l'esatto contrario, strozzando il credito e dunque aggravando pesantemente la crisi generata dal crollo della borsa. Il secondo punto che pone Keynes è la politica fiscale, cioè lui propone una politica di imposte redistributiva, sia per motivi sociali e politici, cioè di sostenere, impedire che ci sia un'eccessiva distanza tra ricchi e poveri, ma anche in base al concetto abbastanza intuitivo che se si mettono più soldi in tasca ai poveri, questi tenderanno a spenderli tutti, mentre se si mettono più soldi in tasca ai ricchi è più facile che questi possano finire tesaurizzati o accumulati o comunque non generare immediatamente un consumo. E dunque propone una politica fiscale sostanzialmente riformista, di tassare le grandi ricchezze, propone anche la tassa sulle transazioni finanziarie per espandere la capacità di consumo dei ceti più poveri. Keynes chiede, propone una politica monetaria espansiva, cioè appunto che ci sia che l'autorità centrale, la banca centrale, renda sempre disponibile moneta per sostenere queste politiche, e soprattutto, quarto punto, spiega che lo Stato deve intervenire sia con la spesa pubblica, per cui investimenti pubblici, sussidi ai disoccupati o ai sottoccupati, sia intervenendo, se necessario, anche direttamente nella produzione, cioè prendendo il controllo da parte dello Stato di mezzi di produzione, vie di comunicazione, grandi investimenti. L'insieme di queste quattro politiche è, diciamo, un po' le quattro pietre angolari su cui non solo negli anni 30 ma anche nel dopoguerra si muove la gran parte del pensiero economico e anche dell'azione della gran parte dei governi. È particolarmente importante oggi il quarto punto, la questione dell'intervento dello Stato, perché risulta evidente che la necessità di socializzare una serie di mezzi di produzione e di distribuzione si manifesta in maniera urgentissima, cioè l'incapacità del privato e del libero mercato di garantire la cosiddetta allocazione efficiente delle risorse emerge in maniera clamorosa, non solo perché dopo tre mesi di una pandemia fai fatica ancora a trovare mascherine o altri prodotti elementari per difendersi appunto da un contagio, ma più in generale la crisi economica che stiamo vivendo e che appunto già era iniziata prima che si manifestasse l'epidemia, mostra appunto l'assoluta irrazionalità di questo sistema. In tutte le grandi fasi di crisi del sistema capitalista si manifesta questa necessità di socializzazione della produzione, cioè di non lasciare le scelte su cosa, come, dove investire, cosa produrre, quanto, alla iniziativa del capitale privato, ma di assumerle in mano allo Stato e tentare in qualche modo di regolarla. Naturalmente sotto un sistema che comunque rimane il sistema capitalista, questo viene fatto solo in maniera parziale e contraddittoria e in fin dei conti non risolve il problema, tuttavia è una dimostrazione indiretta, se vogliamo, di quanto noi spieghiamo come parte del nostro programma fondamentale, cioè che l'economia odierna è qualcosa che non può più essere gestito in base alla spinta generata dalla ricerca del profitto privato, ma può essere gestita solamente in base a un concetto invece di pianificazione, di previsione, di gestione sociale delle risorse. Ora, come dicevo prima,
L'intento di Keynes è puramente pragmatico. Anzi, nonostante diciamo, siano state identificate tradizionalmente queste politiche con la sinistra riformista, in realtà gran parte di queste politiche venne assunta negli anni 30 da tutti i governi. Il governo fascista in Italia non fece molto di diverso, tranne ovviamente la questione di difendere il salario, ma per esempio procedette a un'enorme nazionalizzazione dei mezzi di produzione, proprio per, come si dice, per impedire o attenuare gli effetti della crisi economica internazionale. Keynes spiega chiaramente che quando parla di spesa pubblica, di investimenti pubblici, non lo lega necessariamente al fatto di fare investimenti sociali. Può essere costruire carri armati come scuole, dal punto di vista della sua analisi, non ci sono differenze, possono essere spese completamente improduttive, come quando dice paradossalmente, potrebbe funzionare anche riempire milioni di bottiglie di banconote, seppellirle in miniere abbandonate e poi assumere i disoccupati per ritirarle fuori. Diciamo per chiarire che queste politiche sono state legate anche, per esempio, ai programmi di riarmo, sia negli anni 30 sia all'enorme sviluppo delle spese militari, nel dopoguerra. È importante, se vogliamo introdurre due elementi teorici per capire, diciamo, qual è il punto di vista di questo economista e in realtà di tutti gli economisti, dell'ultimo secolo, seppure in scuole anche molto diverse, capire alcuni punti teorici, anche se, ripeto, Keynes, fa una descrizione più che un'analisi, a mio modo di vedere, dell'economia e della società capitalista. Può essere una descrizione più, come dire, raffinata o più, approfondita di quella che facevano gli economisti venuti prima di lui, ma, rifiuta esplicitamente qualsiasi idea di indagare la struttura, reale della società e dell'economia. Da un punto di vista teorico ci sono due punti che però mi paiono importanti. Il primo è proprio qual è la sua concezione del capitale. C'è un punto nella teoria generale in cui riassume un po' i suoi concetti, dice il capitale dà profitto perché è un bene scarso. Ed è un bene scarso perché l'investimento produttivo, appunto l'investimento di un capitale nella produzione, è in concorrenza col tasso di interesse. In altre parole, se io ho un capitale da investire, devo scegliere se darlo a prestito e ricavare un interesse oppure fare un investimento vero e proprio, aprendo un'azienda, una fabbrica, un'attività, quello che sia, per ricavare il profitto. Ecco, questa sua descrizione, a mio modo di vedere, è molto significativa del punto di vista da cui si pone, non solo perché è sbagliata completamente da cima a fondo, ma perché è proprio come dire, l'assunzione del punto di vista della classe dominante per come si presenta in quel momento. Marx spiegò molto bene nel Capitale la distinzione tra capitale finanziario e capitale produttivo. Lui chiama il capitale finanziario il capitale produttivo di interesse e spiega che nel nostro sistema economico il profitto, come lui lo intende, non andrebbe chiamato profitto, ma comprende tutto il plusvalore creato dal lavoro della classe lavoratrice. Questo plusvalore a sua volta si divide nel profitto vero e proprio, dell'interesse che viene pagato a chi ha prestato il capitale e indirettamente anche nella rendita fondiaria. E tuttavia, spiega Marx, questa distinzione tra profitto e interesse è una distinzione interna al capitale e interna al plusvalore. Sono due categorie che non esistono se non una in rapporto all'altra e non sono categorie astratte, ma corrispondono a due realtà sociali, cioè a chi ha capitale e fa soldi investendolo e chi ha capitale e fa soldi prestandolo a chi lo investe, da cui derivano due figure sociali ben diverse e anche due forme di reddito ben diverse. Oggi ancora è duopo, come si dice, è diffuso,
in molti settori, anche rappresentanti politici di ceti imprenditoriali, medio e piccoli, dire per immaginare un sistema in cui il capitalismo possa esistere senza la banca e senza la finanza, in qualche misura. Questa dimostrazione che questa contrapposizione non è fittizia, ma è reale, cioè dà luogo anche a una stratificazione nella società. Ecco, Keynes invece fotografa esattamente questo punto di vista e si limita a proporre di limitarne gli eccessi. Un altro punto teorico importante per capire, diciamo, i limiti dell'analisi keynesiana è la sua impronta fortemente soggettivistica, cioè gran parte della sua analisi si basa sul concetto delle cosiddette aspettative, cioè quelle che determinano da un lato la cosiddetta propensione al consumo, cioè quanta parte del mio reddito io spenderò appunto nel consumo, e dall'altra parte le aspettative derivanti dall'investimento, cioè in quale misura, in quali tempi chi ha del capitale lo investe. Ecco, è chiaro che questo concetto delle aspettative è puramente soggettivo e puramente realistico. Su quali basi si formano queste aspettative? Qua e là Keynes accenna, diciamo, a un legame delle aspettative di investimento con qualcosa di reale, che dal nostro punto di vista altro non è che l'attesa di un profitto. E dunque un calo del saggio di profitto non può altro che ridurre l'investimento successivo, perché questo sistema appunto funziona sulla base del profitto. Però non va mai oltre questi accenni, anzi rifiuta esplicitamente di entrare in un'analisi di questo genere. Perché? Perché l'economia politica ha smesso di interrogarsi su cosa sia realmente il valore, il profitto, il salario, la merce, la moneta, già dalla metà dell'Ottocento, dalla seconda metà dell'Ottocento, queste domande sono considerate non più utili, anzi sono considerate pericolose, perché mettono in luce appunto i limiti del sistema e non certo la possibilità di gestire. Ora, adesso magari ogni tanto mi può fare un cenno sui tempi che sto prendendo in chat. Le posizioni di Keynes trovano, come dicevo prima, la loro espressione negli anni 30 e appunto nella reazione, nei tentativi, diciamo, di rispondere alla grande crisi del 29. E tuttavia, in questo senso, l'articolo che citavo prima è pertinente, e soprattutto durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale che trovano, diciamo, un'espressione più completa e un'arena mondiale. Keynes parla nel suo libro a un certo punto della necessità, o della, più che della necessità, dell'auspicio della lenta dissoluzione del capitale finanziario. Lui parla dell'eutanasia del rentier, cioè il rentier, cioè chi vive appunto di rendite, non di... però ne parla in termini molto generici e vaghi. E tuttavia qualcosa di questo genere successe durante gli anni 30 e 40, perché col crollo di Wall Street l'80-90% della capitalizzazione di borsa viene distrutta, dunque anche il capitale fittizio, e con la guerra tutte queste funzioni vengono in gran parte assorbite dagli stati, perché organizzare la produzione bellica e lo sforzo bellico implica ovviamente che lo Stato assuma un ruolo diretto nel dirigere l'economia sia a livello produttivo sia a livello di credito e di risorse. Ma soprattutto la guerra è la vera uscita dal punto di vista economico dalla crisi del 29. Le politiche keynesiane negli anni 30, il New Deal di Roosevelt, non portano l'economia fuori dalla crisi. Nel 37-38 gli Stati Uniti sono di nuovo in recessione. Ma è la guerra invece che da un lato, provocando un'enorme spesa ovviamente per armamenti, e dall'altro distruggendo fisicamente un intero continente o gran parte dell'Europa e del Giappone anche, oltre che sterminando 55-60 milioni di esseri umani, distrugge quella enorme quantità di capitale in eccesso e crea, da un punto di vista economico, non abbiamo qui
tempo per parlare delle altre conseguenze della guerra, che furono altrettanto importanti, però crea le basi per la successiva ripresa economica, perché è chiaro che non si può certo più parlare di sovrapproduzione nel momento in cui appunto la Germania, metà dell'Italia, una buona parte della Gran Bretagna, della Francia, del Giappone sono stati distrutti, fabbriche, mezzi di comunicazione, ferrovie e quant'altro. Il problema non è certo più di una sovrapproduzione, ma al contrario di tornare ad investire per ricostruire appunto un'economia distrutta. E in questo senso la guerra getta le premesse dell'epoca d'oro del keynesismo fino alla fine degli anni 60, in cui le politiche che accennavo prima sono largamente applicate. Prima citavo quell'articolo che parlava del rapporto Beveridge, che appunto venne pubblicato in Gran Bretagna nel 1942 e ampiamente discusso, e poi venne adottato come politica ufficiale dal Partito Laburista, se non sbaglio nel 1944, all'inizio del 1945, in cui proponeva che cosa? La costruzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'innalzamento delle pensioni, legge per la sicurezza sociale, per la sicurezza sul lavoro, la costruzione di un sistema di edilizia popolare. A queste politiche si associò un'ampia politica di nazionalizzazione. L'Inghilterra dopo la guerra, con il governo laburista eletto nel 1945, per il 1945 e il 1951 nazionalizzò il carbone, le ferrovie, le compagnie telefoniche, una parte delle banche, creando appunto quello che poi è passato alla storia come stato sociale, welfare state, che è stato appunto associato agli anni del grande boom economico, del miracolo economico del dopoguerra. E in una misura o nell'altra, in forme, diciamo, con qualche variazione nazionale, però queste politiche vennero largamente implementate nella gran parte dei paesi, almeno dei paesi più ricchi, dei paesi a capitalismo avanzato. E questo, diciamo, ha creato un po' quell'aura leggendaria attorno al keynesismo che ancora oggi torna in campo, come dimostrava l'articolo che dicevo prima, e soprattutto torna in campo a sinistra. Ecco. Ora, c'è naturalmente il rovescio della medaglia. La scelta di finanziare la domanda in deficit, col deficit pubblico, col credito facile e con l'espansione della moneta in circolazione, ovviamente porta con sé implicitamente il rischio di inflazione. Perché si tratta di generare quello che Marx avrebbe chiamato capitale fittizio, cioè mettere in circolazione moneta o capitale che si presume verrà remunerata in base a un profitto che ancora deve essere prodotto e che si aspetta che verrà prodotto in una fase successiva. Tuttavia, per molto tempo questa idea non suscita preoccupazione, non viene vista come una contraddizione fondamentale. Addirittura, non solo a sinistra, ovviamente, come si può immaginare, queste politiche sono politiche abbracciate da tutte le burocrazie, sindacali e riformiste, perché sono quelle che danno spazio a una contrattazione sociale. Dunque i partiti socialisti e socialdemocratici, le grandi organizzazioni sindacali in genere sono completamente interne a questo schema, perfino nell'estrema sinistra. Per esempio Ernest Mandel, che passava per essere un economista marxista, mentre in realtà era un economista eclettico, teorizzò proprio alla fine degli anni 60 che il sistema aveva superato le sue crisi cicliche. A patto di accettare un po' di inflazione, non avrebbe più visto crisi come quella del 29. In realtà le cause del boom economico andavano ben al di là delle politiche keynesiane, anche se queste si inserivano, nel processo. E i nodi vengono al pettine già alla fine degli anni 60, nei primi anni 70. Quali sono i nodi che vengono al pettine? Viene in primo luogo appunto quello dell'inflazione. La spesa in deficit, soprattutto l'enorme deficit che gli Stati Uniti iniziano a accumulare per finanziare le loro avventure militari, in particolare la guerra in Vietnam,
destabilizzano il valore del dollaro. Ricordiamo che la spesa militare è stata una parte importantissima della spesa pubblica e lo è tuttora in moltissimi paesi, negli Stati Uniti più che in tutti gli altri, ha giocato un grosso ruolo economico, creando una domanda e uno sviluppo importante di settori industriali di vario genere. Gli Stati Uniti iniziano a buttare sul mercato titoli il cui valore inizia a essere dubbio, e altri paesi, la Francia, i paesi arabi, iniziano a vendere dollari e ci si rende conto che il dollaro è diventata una quantità, diciamo, incerta, un valore incerto. L'inflazione diventa, nel giro di pochi anni, un fenomeno internazionale. L'Italia, peraltro, fu uno dei paesi più pesantemente colpiti, arrivando a tassi di inflazione anche vicini al 20% dalla metà degli anni 70 fino ai primi anni 80. Dunque, le politiche keynesiane urtano contro i loro limiti e urtano soprattutto contro il fatto che la crisi economica degli anni 70, dal 73 al 74, dimostra che non sono sufficienti, appunto, le politiche economiche per invertire il ciclo. Uno degli elementi che crolla, e qui ritorno ancora a quell'articolo che citavo in apertura, è il sistema internazionale dei cambi e delle valute. Su questo è un punto su cui oggi si discute molto, sulla moneta. Dopo dirò ancora qualcosa. Prima è giusto ricordare cosa fu Bretton Woods, che citavo prima, che fu appunto una parte fondamentale del sistema economico del dopoguerra. Nonostante quello che si dice e si insegna quasi dappertutto, il denaro e la moneta non sono semplicemente pezzi di carta, debiti, anticipi o quanto sono queste cose, ma hanno comunque un fondamento reale e il denaro, soprattutto sul piano internazionale, è sempre stato fondato sull'oro o comunque su una merce capace di svolgere questa funzione. Marx scrive nel Capitale parti fondamentali sulla moneta, cioè sul denaro prima che sulla moneta, come lui chiama equivalente generale, cioè la merce che fornisce e che è in grado di fornire una scala di valori dei prezzi in cui tutte le altre merci si possono rispecchiare e misurare, e in particolare sul piano internazionale, spiega Marx, anche se un paese al suo interno può anche adottare una moneta puramente fiduciaria, cioè una moneta di cui solo lo Stato è il garante del valore, un pezzo di carta, non c'è una moneta d'oro con un valore reale dietro, ma questo non vale sul piano internazionale. Fino alla guerra, alla seconda guerra mondiale, il cosiddetto gold standard, cioè il fatto che i paesi più forti, in primo luogo la Gran Bretagna, che era la prima potenza commerciale per molto tempo, adottavano, era quello di garantire la base aurea della loro moneta. Cioè la moneta che circolava doveva riflettersi nel valore, doveva avere una base nei valori aurei detenuti dalle banche centrali. Questo sistema va a gambe all'aria negli anni 30 e proprio nel 44, quando la guerra ormai va a terminare, le potenze che saranno poi vincitrici discutono le basi di un'architettura economica internazionale. Keynes propone una sua posizione molto utopica lì, cioè di una valuta virtuale che non viene accettata, e viene invece accettata una posizione del cosiddetto, appunto, che poi passa alla storia con il nome di Bretton Woods, che fu il luogo dove fecero il negoziato, e cioè di garantire, di assumere un cambio fisso tra il dollaro e l'oro, che se non ricordo male era 38 dollari per un'oncia d'oro. E cioè cosa voleva dire? Che gli Stati Uniti garantivano che qualsiasi biglietto di banca recante il valore di un dollaro teoricamente poteva essere scambiato con l'equivalente in oro. E dunque il dollaro, questo potevano farlo perché gli Stati Uniti a quel tempo detenevano il 75% delle riserve d'oro mondiali, proprio come effetto della loro prevalere nella Seconda Guerra Mondiale e del crollo degli altri paesi. Questo significava che il dollaro diventava, come si dice allora, as good as gold, cioè
è tanto buono quanto l'oro, e diventava il punto, come si dice, il riferimento di qualsiasi scambio internazionale. Per cui qualsiasi altra valuta si considerava buona e solida se il paese che la emetteva aveva una sufficiente riserva di dollari. Questo sistema di cambio fisso dollaro-oro dura fino appunto alla fine degli anni 70 e viene definitivamente abbandonato nel 1971 proprio in conseguenza di quello che dicevo prima, cioè l'indebolimento del dollaro per il deficit crescente e diciamo, l'inflazione che inizia a farsi sentire, e da allora tutti i cambi, diciamo, sono stati abbandonati al gioco del mercato. E questo contribuì non poco, scusate, contribuì non poco alla destabilizzazione degli anni 70. Da cui la classe dominante esce, la borghesia a livello internazionale esce, abbandonando e buttando a mare appunto le politiche keynesiane. Gli anni 80, 90 e 2000 sono anni in cui si fa la lotta all'inflazione cosiddetta. I tassi di interesse tornano a salire, si inverte l'intervento dello Stato, e per cui si avvia quel processo di privatizzazione che poi è andato avanti ancora fino ad oggi, privatizzando tutto quello che, o quasi tutto quello che era in mano pubblica, banche, aziende, servizi e quant'altro, e in cui le politiche fiscali diventano esattamente il contrario, cioè non più politiche redistributive che spostano ricchezza dai ricchi ai poveri, ma viceversa. Politiche che tendenzialmente caricano il peso fiscale sulle classi più povere e sgravano il capitale, la rendita e in generale i ceti più ricchi. Questo ciclo, che è stato definito liberista, neoliberista, chiamatelo un po' come volete, sono espressioni giornalistiche, dura in un modo o nell'altro proprio fino alla crisi del 2008, che lo mette pesantemente in crisi, in discussione nei termini in cui dicevo in apertura. La crisi del 2008 mette a nudo appunto non solo il liberismo, ma il sistema in quanto tale. La crisi è una crisi che diciamo, si è preparata per 20 anni per certi versi, è proprio la conseguenza di un ciclo economico in cui il capitale è stato lasciato a livello mondiale più libero che mai di svilupparsi, diciamo, appunto al di fuori dalla regolazione del mercato. Delle politiche economiche, ricordiamo cosa fu, diciamo, l'esplosione della finanza, la completa liberalizzazione degli scambi a livello internazionale e via di seguito, il tentativo di abbattere qualsiasi barriera di qualsiasi natura alla circolazione del capitale in ogni angolo del pianeta, in ogni sfera della vita sociale. E lì, diciamo, il sistema va in una crisi di cui oggi credo che possiamo ben dire sono passati 12 anni, non è mai stata pienamente superata. Da un punto di vista teorico, questo crea una certa rinascita delle idee keynesiane, soprattutto a sinistra, economisti, qualcuno forse ha letto il suo libro come Piketty, che scrive Il capitale nel XXI secolo, e tanti altri, che iniziano, ma anche a livelli più ufficiali. Stiglitz, per esempio, è stato, se non ricordo male, un direttore della Banca Mondiale, l'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Blanchard, sono tutti economisti che parlano in una maniera o nell'altra di ritornare, appunto, di fare una svolta simile a quella che accennavo all'inizio, e di ritornare a prendere in considerazione politiche di stampo keynesiano, e cioè tassare la finanza, ridurre lo spazio della speculazione, ridurre le differenziazioni sociali, ridurre le disuguaglianze e tornare a un certo ruolo dello Stato nell'economia. Da un punto di vista appunto della produzione accademica di libri, di articoli, di discorsi, c'è, diciamo, questa svolta, però da un punto di vista pratico quello che succede è qualcosa di molto diverso. E cioè che di fronte al crollo di tutti i valori non morali, ma finanziari, che si sviluppa nel 2008, il crollo delle borse, il crollo delle grandi finanziarie, eccetera, e poi anche ovviamente dell'economia reale, dell'industria e quant'altro, le banche centrali, la Federal Reserve prima, la Banca del Giappone, la Banca d'Inghilterra, la BCE,
invertono completamente la loro politica precedente e iniziano a immettere gigantesche quantità di moneta in circolazione cercando di sostenere quei valori che stanno crollando. Queste politiche che vanno sotto il nome di quantitative easing, allentamento monetario, chiamiamolo come vogliamo, assumono dimensioni gigantesche, così come assumono di nuovo dimensioni gigantesche i debiti degli stati, perché gli stati si accollano non solo i salvataggi delle imprese che altrimenti crollerebbero, mettendo a disposizione migliaia di miliardi per appunto impedire il loro fallimento, ma in generale iniziano a rastrellare, le banche centrali iniziano a rastrellare qualsiasi titolo di dubbio valore, azioni, obbligazioni, titolo di Stato o quant'altro, per impedire che crollino sul mercato generando un nuovo crollo generalizzato. Io ho raccolto qualche dato che provo, vediamo se nella chat si può incollarlo, vediamo se sono così bravo, aspetta, però lo devo mandare a tutti, non solamente al moderatore, tutti, vediamo se si vede qua, poi condivido anche lo schermo. No, non lo vuole. Scusate, non tutto è facile. Vabbè, provo a condividere la schermata, magari si vede qualcosa. Eccoli qua, debiti. Share. Non so se lo vedete, questa è una tabella che ho ricavato dal sito del Fondo Monetario Internazionale che riassume l'esplosione dei debiti pubblici accumulati e dei deficit annui, tutto espresso in percentuale del prodotto interno lordo negli ultimi 20 anni. C'è il dato del 2001 per dare un dato di riferimento alla precedente crisi, e poi ci sono i dati, sono segnati del 2008-2009, che è la crisi precedente, il 2019 è segnato in grigio perché sono stime. Se lo guardate, poi lo manderò magari così per riguardarlo più con calma, cosa si vede? Si vede che diciamo, a partire dal 2008-2009 quasi tutti i paesi vedono una enorme esplosione del loro debito pubblico e anche spesso del deficit che accumulano un anno per l'altro. Anche paesi che erano considerati e che erano, tra virgolette, virtuosi, che avevano bassi debiti e che appunto non venivano considerati spendaccioni come l'Italia, la Grecia o altri paesi. Leggo qualche dato, magari non tutti li vedono. La Gran Bretagna, per esempio, il Regno Unito nel 2001 ha un debito pubblico del 37% del PIL, dunque molto basso, quando l'Italia già sta oltre il 100%. Nel 2008 è ancora sotto il 50% quando scoppia la crisi. Oggi siamo, anzi no, scusate, l'anno scorso eravamo già all'85%. Il Giappone aveva nel 2001 un debito pubblico del 137% del PIL, adesso è il 237%. Più importante di tutti forse è quello degli Stati Uniti, che entrano in questa crisi, avevano un debito pubblico intorno al 60% del PIL nel 2001, entrano in quest'anno con un debito pubblico del 106% del loro PIL, e altri paesi potrebbero andare a seguire. Ora, chissà se riesco, stop share, ecco. Questa esplosione del debito è il tentativo di rispondere alla crisi, porta a crisi come quella della Grecia, come la crisi dello spread sull'Italia, i piani di aggiustamento, eccetera, ma non risolve assolutamente la crisi generale in cui siamo ancora immersi, anzi ci siamo tornati più pesantemente di prima. Ma c'è un secondo aspetto su cui invece ci si deve soffermare, perché a mio avviso sta diventando di attualità nella discussione. Come dicevo prima, le politiche keynesiane classiche implicavano comunque un certo approccio parzialmente conflittuale, perché comunque dire tassare la rendita, tassare i profitti, tassare i ricchi per togliere tasse ai poveri, eccetera, seppure siano politiche riformiste, sicuramente implicano uno spostamento di
di risorse nella società, e questo ha un preciso significato a livello sociale, di scontro sociale, così come favorire per esempio il debitore rispetto al creditore, che è un po' l'opinione di Keynes, significa sfavorire per esempio il capitale finanziario a vantaggio dei debitori o dei consumatori. Ecco, questa politica, nonostante venga appunto propugnata, non si applica da nessuna parte. Invece quello che viene fatto, quello che è significativo, è che le banche centrali corrono in soccorso, diciamo, di questa enorme espansione del debito che non si riesce più a garantire, mettendo in circolazione quantità di denaro senza precedenti. Qui c'è un altro grafichetto che è il bilancio. No, non voglio questo. Dove sei? Anteprima, bilancio della Federal Reserve. Si vede? Chi lo sa? Se si vede. Sì, ok. Il bilancio della Federal Reserve, cioè quello che la Banca Centrale Americana ha in pancia, appunto in cassa, di titoli che ha rastrellato sul mercato. La linea è molto chiara, come vedete, fino alla crisi del 2008 la Federal Reserve aveva in pancia 800-900 miliardi di titoli. Cosa voleva dire? Accettava, in cambio del denaro che forniva, titoli di vario genere, che potevano essere obbligazioni emesse da aziende o da altri enti, e forniva denaro. Come vedete, nel 2008 c'è un balzo che è già significativo, va oltre i 2.000 miliardi, e quando ne parlavamo allora ci sembrava una cifra stratosferica. Questa cifra segue, cresce fino agli anni 2014-15, quando si attesta intorno ai 4.500 miliardi, e dopo 4 anni circa a questo livello tentano la cosiddetta marcia indietro, causando peraltro vari crolli, quel balzo che vedete alla fine è quello generato dalle misure recentissime per far fronte all'epidemia e alla crisi economica che ha generato. Dunque, possiamo dire che la banca centrale più importante del mondo, quella statunitense, ha messo in circolazione nel giro di qualche settimana qualcosa come 2.000 miliardi di dollari per sostenere l'economia in crisi. Ora trovo, visto che funziona così bene, ne trovo anche un altro, eccolo qua. Questo invece è un grafico su tutte le principali banche centrali, e si esprime non in cifre assolute ma in percentuale del PIL, cioè quanto denaro, quanti titoli hanno assorbito in cambio di denaro fresco. Sempre gli anni sono sempre quelli, dal 2008 al 2019-20. BOJ è la banca del Giappone. Praticamente la banca del Giappone ha messo in circolazione valuta per un valore superiore all'intero prodotto interno lordo giapponese. La Federal Reserve non è così alta, però è passata al 28% del PIL. Quella che c'è scritto FCB, ma sarebbe ECB, cioè la BCE, quella, diciamo, non so che colore è, che è arrivata al 43% del PIL, e perfino la Banca d'Inghilterra oltre al 21%, al 21% del PIL. Perché sono importanti queste cifre? Perché malauguratamente si è generata, soprattutto a sinistra, l'idea che, visto che i debiti sono indispensabili, visto che si deve sostenere l'economia in qualche modo, la risposta è molto semplice: non serve neanche più condurre una lotta, diciamo, di classe per ottenere che questo lo paghino i ricchi, ma è sufficiente stampare tanta moneta. Questa teoria è diffusa in varie versioni, non c'entra la questione sovranismo o non sovranismo, perché c'è una versione di destra, che è quella appunto nazionalista, che sono quelli che dicono: usciamo dall'euro perché così ci rimettiamo a stampare la lira e faremo tutto quello che vorremo perché avremo la nostra valuta. Ma c'è anche la versione, diciamo, se non di sinistra, liberale, che dice che questa politica la deve fare la Banca Centrale Europea. Per esempio, c'è un appello di economisti
promosso dal Partito della Sinistra Europea, che vuol dire un partito che in Italia non ha quasi referenti, ma che per esempio in Spagna esprime un gruppo che sta al governo, come Unidos Podemos o in altri paesi ha una presenza parlamentare istituzionale significativa, che propongono esattamente questo, e cioè che la BCE si metta a stampare denaro e lo metta in mano ai cittadini, alle imprese, poi ognuno ha le sue, poi gli stati, e questo risolverà il problema della crisi. Ora, è interessante e importante capire, diciamo, la base e soprattutto quali possono essere gli effetti di questa politica, perché può sembrare, diciamo, una bizzarria. I proponenti, diciamo, di queste posizioni a sinistra sono figure, diciamo, non centrali, anche se comunque, per esempio, si sono espressi in questo senso figure legate a Bernie Sanders, a Jeremy Corbyn, al Partito della Sinistra Europea, come dicevo prima, e dunque forze che sono presenti, che propongono questo tipo di via d'uscita, che da un punto di vista teorico si fonda sull'idea, appunto, che la moneta sia qualcosa di, puramente nominale, ecco, usiamo questa espressione, e cioè che il denaro non abbia una base reale nello scambio e nella legge del valore, cioè che ci dice che qualsiasi valore alla fine che si scambia come merce è lavoro umano e lavoro socialmente necessario concretizzato, ma è che è semplicemente un titolo che si basa sulla fiducia o su un'opinione o su una forza di legge che lo impone. Applicare queste politiche può diventare, cioè l'applicazione di queste politiche può entrare in campo in situazioni di estrema crisi. Io faccio solo un riferimento: il Venezuela ha tentato di fare questa politica negli ultimi 2-3 anni e si è trovato con un'inflazione galoppante che ha completamente distrutto, diciamo, il tessuto sociale e ha rischiato e ha creato, diciamo, un impoverimento di massa e una forte delegittimazione anche del governo bolivariano, che pure in passato godeva, come sappiamo, di un grosso consenso popolare per le riforme che aveva introdotto. Noi dobbiamo contestare questa posizione, sia politicamente, perché, diciamo, è un tentativo di sfuggire dall'unica conclusione a cui si può arrivare analizzando la condizione attuale, cioè che la via d'uscita da questa crisi può esistere solamente rovesciando questo sistema economico e dunque anche le sue leggi di funzionamento, ma anche perché può diventare una politica, diciamo, messa in campo in determinate condizioni, e di cui noi dobbiamo avere, diciamo, una visione molto, molto chiara. La questione può sembrare remota, ma in realtà non lo è, perché noi oggi stiamo vedendo, e mi avvio a concludere su questo perché sono quasi un'ora, stiamo vedendo l'enorme delegittimazione politica che questa crisi sta creando a livello internazionale rispetto a tutti i governi e a tutte le istituzioni. Articoli come quello che citavo in apertura dimostrano che nella classe dominante c'è consapevolezza, almeno nei settori più seri di questi, c'è consapevolezza che il loro sistema è fortemente delegittimato ed è contestato a tutti i livelli. E questo può produrre, e produrrà anzi, inevitabilmente non solo una crisi economica, ma anche delle gigantesche crisi politiche e anche la possibilità che dai movimenti di protesta e di contestazione che si stanno chiaramente maturando in tutti i paesi, particolarmente negli Stati Uniti d'America, ma questa è una discussione tutta a parte, su cui vi invito anche a seguire quello che stiamo pubblicando, può nascere concretamente la questione di governi e movimenti che tentino di esprimere questa protesta popolare. E dunque la questione di quale programma,
quale programma economico, quale approccio, diciamo, di fronte alla crisi capitalistica che stiamo vivendo, diventa una questione non solamente teorica, ma di grandissima importanza pratica e politica. Per riassumere in una battuta e concludere, non esiste una via monetaria al socialismo e neanche una via monetaria al riformismo. L'idea che si possa sfuggire alle leggi economiche di questo sistema, appunto, facendo carte false, in questo senso l'espressione è adeguata, è un'idea sbagliata e che disarma il pensiero e il programma politico di fronte alla scala dei problemi che abbiamo di fronte. Prima accennavo, e finisco proprio su questo, alla tendenza dello Stato a entrare nella produzione, come una tendenza che si manifesta particolarmente nelle fasi di crisi. Noi oggi questo lo stiamo vedendo, oggi gli Stati si devono porre il problema di garantire, anche se poi ovviamente non lo faranno, però garantire in qualche forma l'esistenza e un minimo di sopravvivenza alle ampissime fasce della popolazione, devono porsi il problema di intervenire direttamente per garantire certi prodotti che sono indispensabili, per esempio alla lotta al contagio, ma soprattutto stanno tornando a porsi il problema di intervenire pesantemente per sostenere centinaia o migliaia di imprese che, lasciate al libero mercato, semplicemente andranno a crollare. Perché quando si parla di cali della produzione industriale del 10, 20, 30, 40, 50%, un calo, non so, del mercato dell'auto del 98-97% nel giro di un mese o cose di questo genere, dire che lo Stato interviene vuol dire che appunto queste imprese non possono altro che non possono sopravvivere se non in base a un qualche tipo di socializzazione. La nostra opinione su questo processo, e su questo concludo, è la stessa che esprimeva Engels nell'Antidouring, cioè la nazionalizzazione sotto il capitalismo non è la soluzione del problema, ma nel momento in cui questa diventa generale e diffusa, e cioè la gran parte dei mezzi di produzione vengono statizzati, contiene la chiave per risolvere il problema, cioè è un elemento del passaggio da un'economia dominata dal profitto, dal mercato, dalla concorrenza e dunque dalla crisi che questi hanno generato, a un'economia gestita in base alla pianificazione, alla scelta razionale e alla soddisfazione dei bisogni sociali, dunque un'economia che non è più capitalista, ma si avvia a un modello socialista, a un modello di socializzazione della produzione. Questa è la chiave della risposta che noi diamo alla crisi economica che stiamo vivendo e alle sue conseguenze sociali e internazionali. Nessun'altra risposta è credibile. Le risposte che accennavo prima sono risposte fuorvianti e che invece allontanano dalla comprensione di questo che è il compito fondamentale della nostra epoca. Parte. Ok, mi sentite? Sì. Ok, allora buongiorno a tutti e a tutti, grazie anche da parte mia, insomma, Claudio Bellotti per l'introduzione, per anche la carrellata, diciamo, la panoramica storica che ho offerto. Io credo che sarò abbondantemente sotto i 7 minuti, volevo semplicemente, come dire, fare una piccolissima riflessione a cui agganciare una domanda eventualmente rivolta a lui, ma anche a chi volesse poi rispondere. No, riflettevo sul fatto, guardando soprattutto a quella tabella che ha inviato un certo punto Claudio sull'esplosione dei deficit e dei debiti pubblici in tutta una serie di paesi negli ultimi 20 anni, concentrandomi un attimino su quelle che sono le specificità europee, ma anche del contesto italiano in cui comunque ci troviamo a vivere. Cioè, mi riferisco al fatto che naturalmente, data la appunto specificità dei parametri particolarmente restrittivi del Trattato di Maastricht e di quello che comunque viene definito giornalisticamente o meno modello neoliberista o liberista, sappiamo bene che comunque ci sono delle grosse differenze in termini di architettura istituzionale, di gestione appunto di questi parametri di deficit, debito e spesa pubblica fra paesi come Stati Uniti e Giappone e appunto l'area euro, l'eurozona. E quindi è chiaro che in questo senso, in qualche modo, i keynesiani vecchi e nuovi hanno un gioco facile nel dire che, essendo l'Italia un paese in cosiddetto avanzo primario da quasi 30 anni,
quei circa 60-70 miliardi di euro che ogni anno vengono spesi soltanto in interessi sul debito pubblico, potrebbero tranquillamente essere destinati per interventi in spesa sociale, investimenti pubblici, e a quel punto probabilmente si genererebbe una crescita maggiore. Quindi ecco, volevo innanzitutto riflettere su questo e quindi chiedere se secondo voi in realtà il modello liberista che comunque ha imperato in Europa negli ultimi 30 anni non abbia fatto altro che lasciare spazio ancora alla speranza di, in questo tipo di interventi di natura più classicamente keynesiana. Io personalmente penso di no, anche leggendo appunto di recente alcune pagine di un economista americano marxista come Andrew Kleiman, ho ritrovato il fatto che appunto, come diceva anche Claudio Bellotti, la crisi in termini di scarsa performance dell'economia e caduta tendenziale dei saggi di profitto iniziava già negli anni 70 appunto, quindi ben prima che Thatcher, Reagan e il cosiddetto neoliberismo si affacciasse sulla scena mondiale. Però insomma volevo chiedere un parere su questo anche per essere pragmatici rispetto a quelli che possono essere dei punti di vista o comunque dei punti rivendicativi politici con cui affrontare la fase in corso. Concretamente cosa possiamo pensare di fare e di dire anche in termini di parole d'ordine da una prospettiva marxiana ed economista, scusate, da una prospettiva marxiana e comunista? E in più, insomma, mi sembra anche giusto in qualche modo chiedere se secondo voi, insomma, chi sta partecipando a questo dibattito, se ci sia spazio, e nel caso quanto spazio ci sia, per un intervento, come dire, efficace sul tema della riduzione dell'orario e dei tempi di lavoro. Una cosa che è stata proposta anche dalla piccola task force, diciamo, ingaggiata dal Ministero dell'Innovazione nel governo Conte attuale, ma peraltro proposta sulla base di un finanziamento dello Stato che a quel punto andrebbe in qualche modo a intervenire di nuovo indirettamente a sostegno delle imprese senza che siano queste a farsi carico del costo appunto del minore tempo di lavoro e quindi di conseguenza dell'innalzamento dei salari reali. Quindi ecco, questo è il tema, come ci possiamo porre di fronte a una fase che comunque lascia ancora spazio a questa falsa dicotomia fra liberisti e keynesiani in termini di precise parole d'ordine. E concludendo aggiungo soltanto che è molto interessante appunto questa convergenza totale di pensiero fra liberisti e keynesiani, da questo punto di vista appunto l'articolo di Mario Draghi sul Financial Times parla chiaro e lui stesso in qualche modo poco prima di lasciare il suo mandato alla guida della BCE aveva dichiarato cose che andavano molto verso la direzione del cosiddetto cartalismo, di tutte le teorie per cui appunto la moneta è semplicemente carta, come giustamente ricordava Claudio nella sua introduzione, questo semplicemente come anche curiosità in qualche modo teorica. Spero di essere stato più o meno chiaro, i temi sono abbastanza complessi, questo è un po' il sunto. Grazie. Perfetto, grazie mille. Ho un altro intervento richiesto da Franco Ferrara, che però è collegato con due account. Adesso cerchiamo di vedere se questo è quello. Ok, dovremmo sentirti. Ok. Riesci a far partire anche il video? Sì, un attimo. Ok. Perfetto. Ecco. Prego, perfetto. No, io intervengo con integrando una piccola integrazione a quello che così bene ha esposto Claudio nella sua relazione. Quando parliamo dello scambio delle merci, dalla produzione dello scambio delle merci, e del valore, ci riferiamo alla quantità di lavoro necessario ad essi incorporati. Marx distingue opportunamente tra il valore delle merci e il prezzo. È chiaro che c'è una relazione tra il prezzo delle merci e il valore, ma non sono esattamente la stessa cosa. Molto in sintesi, Il prezzo, alla fine le merci si scambiano per l'effettivo valore del lavoro in esse contenuto. Il prezzo può differire perché è soggetto alla legge della domanda e dell'offerta. In,
nel sistema attuale, così come si è andato sviluppando con il sorgere dei grandi monopoli, il prezzo delle merci non segue più esattamente parallelamente questo andamento della legge della domanda e dell'offerta, perché i monopoli ricorrono ad accordi di cartello per sostanzialmente impedire anche una drastica, nei periodi di crisi, drastica riduzione delle caduta, una drastica caduta dei Questo è particolarmente visibile con quel settore della domanda, cosiddetto della domanda dei beni durevoli, a consumo durevole. Ma venendo oltre, tralasciando questo aspetto così di teoria economica, venendo alla situazione dei tempi nostri, noi vediamo come paradossalmente l'azione delle politiche monetarie che sono state poste in essere con aumento vertiginoso dei debiti pubblici finiscano poi alla fine per ritorcersi contro anche allo stesso meccanismo dell'accumulazione capitalistica, nel senso che è possibile sostenere fino ad un certo punto l'espansione di questi debiti pubblici, però tenendo bassissimi addirittura in territorio negativo i tassi di interesse. Questo a lungo andare, anche per il capitale, non favorisce certo l'allocazione, quella che chiamano l'allocazione razionale delle risorse per generare la rendita e il profitto. Quindi questo è uno dei punti di crisi che le politiche di espansione monetaria certamente non risolvono. Come non è detto che questo, e quindi di conseguenza questo non favorisce neanche direttamente gli investimenti, ma anzi ne accentua le contraddizioni. Contraddizioni che sono anche visibili nella concorrenza, nel rapporto tra gli stati. Di particolare evidenza in questo periodo è la differenziazione, lo scontro tra Stati Uniti e Cina. Ecco, la pandemia in questo momento dal punto di vista finanziario sta favorendo la Cina nei confronti degli Stati Uniti d'America, perché l'aumento, sia la ripresa del quantitative easing e la politica sui tassi di interesse che la Federal Reserve ha dovuto attuare, rappresenta un indebolimento del dollaro a favore della, ad esempio, della moneta cinese, che ha da questo punto più margini di manovra in termini di politica creditizia, più margini di manovra rispetto a quella americana. E questo acuisce lo scontro imperialistico fra due grandi potenze di questo tipo, con le ripercussioni che ci sono su tutto il livello. Chiudo con una notazione sull'Unione Europea. Ecco, è davanti ai nostri occhi come queste anche la crisi e l'applicazione di queste politiche aprano degli scontri all'interno degli stati che sono membri dell'Unione Europea. Vediamo le politiche assolutamente divergenti che ci sono tra la Germania, l'Italia e i paesi del cosiddetto, delle cosiddette sud d'Europa, che sono veramente pongono l'Unione Europea in uno stato di soldimento. Io dico che, e con questo chiudo, che attualmente l'Unione Europea è tenuta artificialmente in vita. Grazie a tutti. Grazie Franco. Dopo Franco c'è Marzia Ippolito, si prepara Luigi Piscitelli. Abbiamo spazio ancora per 4 interventi, direi, oltre a quelli che si sono già segnati, quindi vi consiglio di segnarvi entro l'intervento di Marzia, se pensate di intervenire. Prego Marzia.
Mi sentite? Sì. Ok. No, allora, innanzitutto buongiorno. Voglio concentrare su un paio di cose. Il primo elemento è che il ragionamento di Keynes segue fondamentalmente questo schema, ovvero che l'aumento della spesa pubblica è in grado di far aumentare i consumi e investimenti e in ultima analisi di consentire alla domanda di potersi riprendere. Nei fatti questo schema Keynes lo individua fondamentalmente con l'idea di dover invertire il ciclo economico in caso di crisi. La criticità però di questo schema è che Keynes, che per Keynes appunto non è che viene prodotto troppo, ma è che viene domandato troppo poco. Nei fatti il suo tipo di ragionamento sposa una certa tesi sottoconsumistica. In queste circostanze ovviamente quando ci sono le crisi lo Stato attraverso gli aumenti della spesa pubblica può contribuire a far uscire l'economia dalle fasi di recessione. Da questo ne discende che il problema che viene individuato da Keynes non è il capitalismo in sé, ma sono appunto le cattive scelte di politica economica che vengono adottate. E non è un caso che una delle sue raccomandazioni è che le decisioni appunto di politica economica degli stati devono essere prese da alcuni economisti professionali, quasi come se la figura dell'economista lavorasse al di sopra insomma del piano delle idee. E lo scopo di Keynes dunque non è trovare un modo per poter superare queste crisi. Gli va riconosciuto infatti quantomeno che rispetto appunto alle scuole di pensiero economico precedenti lui almeno individua la possibilità che possano esserci delle crisi all'interno del capitalismo. Quando queste crisi si generano Keynes appunto attraverso gli aumenti della spesa pubblica nei fatti individua nella socializzazione degli investimenti lo strumento prevalente che può essere utilizzato per uscire dalle fasi di recessione. Parlo appunto della questione dello Stato perché lo Stato è fondamentale all'interno della teoria keynesiana. In Keynes però lo Stato è un qualcosa che viene a posizionarsi al di sopra degli interessi di classe. Per Keynes le classi non esistono. Essendo una teoria appunto dello sfruttamento, nell'idea di Keynes il profitto viene dal capitale investito, il salario viene dal lavoro, non esiste nei fatti una vera e propria un vero e proprio problema di ripartizione del debito né di disuguaglianze. Lo Stato in questa prospettiva deve limitarsi a promuovere un'agenda che in ogni caso non deve mai sostituirsi a quelli che sono i meccanismi del mercato. Deve promuovere iniziative, in ultima analisi, che i singoli non avrebbero interesse a fare. L'idea, un'altra che appunto suggerisce Keynes negli anni 30-40, è appunto che è ormai molto anacronistica e che debbano essere create delle istituzioni, questo sta tutto nel dibattito di Bretton Woods, debbano essere create delle istituzioni internazionali che abbiano lo scopo principale di stabilizzare il sistema economico. Chiaramente dalla nostra prospettiva, già vediamo in Marx, che lo Stato nei fatti non è altro che se non lo strumento nelle mani della classe dominante. Nelle nostre premesse lo Stato deve conservare opera nella misura in cui debba costantemente garantire una situazione redditizia per l'accumulazione del capitale. Già Marx, nella sua opera più famosa, Nel Capitale, delineava la prospettiva verso cui si tendeva, ovvero che la libera concorrenza stava cedendo il passo e si stavano creando appunto dei processi di importantissima accumulazione e concentrazione del capitale. Nell'imperialismo poi Lenin approfondisce questo discorso e inizia a parlare appunto della tendenza verso il capitalismo monopolistico. Ed è proprio il processo di progressiva accumulazione del capitale che ha portato a dover investire moltissimi capitali in grandi aziende, in aziende che sempre più appunto si concentravano. Lenin sostiene appunto nell'imperialismo che con la crescita delle grandi aziende le banche necessariamente avevano dovuto
seguire un processo di accrescimento e che l'unione delle banche con l'industria si completa poi con l'unione di queste due con i governi. E se dicevo prima che Keynes, quando ragiona appunto della creazione di istituzioni internazionali atte a stabilizzare il sistema capitalistico, dicevo che appunto è un'idea anacronistica proprio perché oggi la suddivisione degli stati avviene proprio sulla base della forza di ogni stato nel detenere i capitali, del capitale appunto monopolistico. Nello stadio maturo, quello appunto del capitalismo monopolistico, la sopravvivenza del sistema dipende in ultima analisi da una manciata di persone e la loro attività è essenzialmente più importante di quella dei singoli ministri. Diviene fondamentale appunto in questo senso l'unione appunto tra le attività economiche e quello che lo Stato in qualche modo deve garantire al fine di mantenere l'accumulazione del capitale. In questo stato chiaramente anche l'eutanasia del rentier diventa una prospettiva diciamo che sta solamente sulla carta e di cui appunto gli Stati non possono in qualche modo, non possono promuovere. Lo sviluppo del monopolio avviene però solamente a scapito delle spese del capitale che non si trova nelle stesse condizioni, ovvero il capitale si concentra in grandi aziende e quindi distrugge quelle che appunto non si trovano in una posizione monopolistica. Da questo però ne discende un elemento, ovvero un calo generale del profitto medio. E tanto più il capitalismo si sviluppa, tanto meno sarà in grado di operare senza l'intervento dello Stato, che appunto ribadisco avere il primo obiettivo nel mantenimento dell'accumulazione del capitale. Su un aspetto ben preciso delle attuali teorie economiche borghesi, che siano neoliberiste o che siano keynesiane, che diciamo sono le basi epistemologiche. Quando uno vuole parlare di termodinamica deve avere una teoria del calore, altrimenti di che cosa, quando parla di calore scambiato tra corpi, di che cosa sta parlando? E io mi sono reso conto in realtà un annetto e mezzo fa che di fatto le teorie economiche borghesi dal 1900 in poi, più o meno, parlano di economia senza avere completamente una spiegazione di che cos'è il valore. E addirittura ho avuto uno scambio con un economista della Brown University, il quale e di fatto, cioè, è stato uno scambio surreale, perché io vengo a una formazione scientifica alle spalle e gli dicevo: sì, ma ti rendi conto che non puoi parlare di fenomeni economici se non sai che cosa stai scambiando? E lui mi diceva che era con questa mia osservazione stavo mostrando solo la mia ignoranza, che era un dibattito risolto 70 anni fa e che non serviva tirarlo fuori. E io gli dicevo: va bene, quindi a quali conclusioni siete giunti 70 anni fa? E giustamente non mi rispondeva. Di fatto le basi epistemologiche delle teorie economiche borghesi, che vanno per la maggiore, sono inesistenti. Paradossalmente hanno maggiori basi epistemologiche l'alchimia o l'astrologia. Quindi di fatto sono tutte teorie empiriche che hanno un certo grado di validità solo in certi momenti, tipo le teorie marginaliste che si basano poi molto su analisi di fenomeni statistici, tirano fuori delle leggi empiriche
che funzionano abbastanza bene in certi periodi di crescita del mercato, ma poi non spiegano, per esempio, perché l'economia va in crisi. Quindi, di fatto, questa cosa qui, secondo me, getta un enorme discredito. Sostanzialmente tutta la ricerca economica fatta dal marginalismo in poi è una ricerca che ha una validità, qualcosa si salva, ma è grosso, diciamo, ha una validità molto relativa. E la cosa fondamentale da capire è che si è giunti a questo abbandono totale, perché di fatto mentre l'economia, la ricerca economica fatta dalla borghesia fino a Riccardo partiva dai presupposti di capire come funzionavano le cose e quindi aveva una pretesa di scientificità e quindi analizzava i fenomeni, definiva le quantità con cui operava. Questo avvenne in una fase di ascesa della borghesia, che quindi aveva bisogno di capire come funzionava il suo sistema. Dopo Marx, l'unica preoccupazione dei teorici borghesi è stato quello di mistificare i fenomeni economici e nasconderli. Quindi tirarono fuori la teoria marginalista, secondo cui il valore delle merci non dipende da una quantità misurabile come il tempo sociale necessario per produrle, ma dal valore che il compratore è disposto a dare. Quindi una teoria soggettivista è assolutamente tautologica, perché il valore di una merce è il valore che gli do io, che significa definisco il valore con il valore, che ovviamente non produce niente. Infatti, nel giro poi di qualche anno, hanno preferito abbandonare completamente qualsiasi possibilità di definire il valore, perché non ne uscivano fuori. Con questo ho chiuso. Ringrazio Vincenzo. Abbiamo Lorenzo Esposito e si prepara Mauro Vanetti. Io non ho ricevuto altre richieste, per cui, come vi ho scritto, se qualcuno si era segnato mentre c'è stato il problema tecnico, vi chiedo di indicarmelo in chat privata. Prego, Lorenzo. Eccomi qua. Spero che mi vediate e mi sentiate. Dunque, molto rapidamente sugli aspetti, diciamo così, metodologici che sono stati sollevati finora, c'è solo da dire che la teoria economica moderna, dove per moderna intendo fondamentalmente nel dopoguerra, ma in buona parte anche prima, non ha nulla a che vedere e neanche è molto interessante dal punto di vista scientifico, come lo possiamo intendere, è una scienza ordinaria. La funzione della teoria economica moderna è essenzialmente marketing. Nessuno pensa, vedendo una pubblicità di un'automobile, che quelli che vendono l'automobile pensano veramente che l'automobile che vendono sia la migliore del mondo. Ovviamente devono dirlo per contratto, esattamente come vendono qualunque altra merce. La stessa cosa riguarda la teoria economica. Questo significa che quando ci sono problemi seri del capitalismo, nessuno si rivolge alla teoria economica. Ci sono ovviamente economisti che danno dei consigli, ma non in quanto accademici, ma in quanto magari hanno sviluppato un'esperienza nella loro vita. La migliore dimostrazione di questo è che le banche centrali, i governi, sia nel 2008 ma sia anche adesso, agiscono al di fuori di qualunque teoria, agiscono in modo pragmatico. Quindi la funzione della teoria economica, a questo punto di vista, è completamente persa. Keynes fa un po' eccezione perché cerca di dare un, come possiamo dire, fondamento, cerca di dare dei consigli pratici, in modo anche lui piuttosto al di fuori di quella che è la coerenza. Il pensiero di Keynes, da un punto di vista formale, da un punto di vista dello sviluppo, non ha molto di coerente, né a lui interessa molto la coerenza. Se uno legge le varie opere di Keynes, cambia idea molto spesso su molti argomenti, ma non è quello il punto. Il punto è riuscire a dare dei consigli pratici. E da questo punto di vista sicuramente è un personaggio diverso dagli altri. Faccio solo un esempio. Keynes era nella delegazione
inglese per la discussione dei trattati finita la prima guerra mondiale, si ritirò, diciamo, durante la discussione della quella che venne poi chiamata la pace di Versailles, rendendosi conto dei problemi che avrebbe creato la pretesa degli alleati di far pagare alla Germania un debito di guerra assurdo, che poi provocò i problemi che sappiamo. Quindi sotto questo profilo il merito, se vogliamo dire così, scientifico del keynesismo rispetto ad altre teorie economiche è proprio che non si interessa affatto di aspetti di coerenza formale, eccetera, ma cerca di guardare le cose praticamente. Il punto fondamentale, come è stato in parte già osservato da altri compagni, è che dal nostro punto di vista l'intervento dello Stato nell'economia è una dimostrazione del carattere parassitario del capitalismo. In questo noi siamo perfettamente d'accordo, diciamo così, con i teorici più liberisti. Il problema è che mentre loro credono che basti ridurre l'intervento dello Stato per tornare indietro, noi vediamo in questo una visione completamente soggettiva. Sarebbe esattamente come prendere un anziano di 80 anni e pretendere che se lo mandi in prima elementare torna bambino. Non funziona così. Il capitalismo ormai ha un carattere talmente parassitario che non può mai fare a meno di un intervento strutturale e pervasivo dello Stato. Anche nella cosiddetta fase neoliberista, lo Stato è intervenuto nell'economia in maniera massiccia, non si è mai ritirato. Quello che ha fatto è smettere di avere una funzione, chiamiamola progressiva, cioè una funzione in cui, per le ragioni che ha spiegato giustamente Claudio, in qualche modo c'era la distribuzione del reddito, la costruzione di uno Stato sociale minimo, eccetera, eccetera. Questi aspetti, chiamiamoli contratto sociale fra lavoratori e borghesia, determinati da tutta una serie di fattori, la guerra fredda, eccetera, eccetera, si sono persi, ma non l'intervento dello Stato nell'economia. Perché questo intervento non dipende da come possiamo dire, aspetti soggettivi, il colore politico dei partiti, dipende dal carattere parassitario del capitalismo della nostra epoca. E non appena le cose vanno leggermente male, questo intervento viene addirittura moltiplicato. Per cui appunto dopo il 2008 c'è un enorme intervento delle banche centrali, dei governi, e adesso ancora di più. Basta ricordare che, come giustamente diceva Claudio, la Federal Reserve ci ha messo un secolo per arrivare a un bilancio di 2.500 miliardi, adesso per fare 2.500 miliardi di dollari ci ha messo 3 settimane. Questo la dice lunga su il carattere, diciamo, di fragilità della struttura economica del capitalismo di oggi. Questo è il punto fondamentale che ovviamente non viene compreso. Per questo, quando la teoria economica riduce il keynesismo a breve periodo, nel breve periodo c'è un po' di intervento pubblico e poi questo intervento pubblico se ne va, ovviamente non riesce a cogliere il punto fondamentale, cioè il carattere strutturale e crescente della necessità di intervento pubblico nell'economia per cercare di risolvere i problemi che sono stati detti prima. E qui viene il problema fondamentale di tutte le teorie keynesiane, sia quelle più tra virgolette di destra, sia quelle un po' più di sinistra, quindi post-keynesiani, quella che oggi si chiama la monetary theory, eccetera. Il problema fondamentale è che ovviamente non solo lo Stato ha un carattere di classe, ma la funzione dello Stato dell'economia è quello di salvaguardare la profittabilità delle imprese. Quindi quando si dice perché lo Stato non investe, non investe perché non conviene o non ha effetti positivi sulla profittabilità delle imprese. Fine. Il punto non è se sarebbe in astratto positivo, che non significa nulla, il punto è se è a favore o meno della profittabilità delle imprese. E questo è il tema fondamentale da cui diciamo, non se ne esce. Quindi anche lì l'idea di poter, tra virgolette, stampare moneta all'infinito, il problema è se questo aiuta la profittabilità delle imprese, solo in quella misura, diciamo, verrà fatto, non se conviene, che ne so, i disoccupati o cose di questo tipo. C'è da dire che c'è un aspetto positivo ovviamente in queste teorie, è il loro legame con quella che una volta si chiamava finanza funzionale, che sono, diciamo, le correnti di sinistra del keynesismo, che sono quelle che dicono non ci importa, diciamo, dei vincoli di bilancio, ci importa per esempio di eliminare la disoccupazione, di dare un lavoro stabile a tutti, di creare uno Stato sociale moderno, che sono tutte ovviamente rivendicazioni corrette, ma non tengono conto di quello che ho detto prima. Cioè tu puoi porle in campo soltanto con la lotta. L'errore fondamentale, il pericolo fondamentale da un punto di vista politico di queste teorie è l'idea che si possa fare qualcosa di buono senza litigare, no? Io stampo moneta, non ho bisogno di litigare con nessuno. Invece il problema è proprio che devi litigare. Se tu vuoi ottenere qualcosa devi scontrarti frontalmente con la borghesia, altrimenti puoi anche stampare moneta, ma stampi, diciamo, negli interessi per l'appunto della borghesia. L'ultimo punto è il tema dell'eurozona. Ora, ovviamente su questo c'è una polemica, qui non possiamo entrare su tutti su questi aspetti. È importante osservare che, come anche i temi, per esempio, dello sviluppo dell'accordo di Bretton Woods, che è stato citato prima, e delle sue vicissitudini poi negli anni 70, hanno mostrato, la sovranità monetaria è un aspetto della sovranità complessiva che c'è in uno Stato moderno.
Quindi, esattamente come la borghesia controlla le forze armate, come la borghesia controlla la politica dello Stato, la borghesia controlla anche la moneta. Non è un tema nazionale, è un tema di classe. La migliore dimostrazione di questo è che paesi dell'Eurozona e paesi fuori dall'Eurozona sono indistinguibili dal punto di vista delle politiche economiche che sono state portate avanti. Non è che siccome la Polonia è al di fuori dell'Eurozona allora ha potuto portare avanti una politica espansiva di crescita dei salari, miglioramento dello stato sociale, e basta parlare con i nostri compagni che abitano nel Regno Unito per farsi spiegare che cosa ha implicato, diciamo, il fatto di uscire dall'Unione Europea. Certo, questo da solo, diciamo, non basta. Quindi il tema della sovranità monetaria va iscritto all'interno del tema più generale della lotta per la conquista dello Stato, che significa ovviamente il rovesciamento della borghesia, altrimenti è sostanzialmente aria fritta. L'idea appunto che basti cambiare il segno monetario perché l'Italia si trasformi da un paese così periferico al centro del mondo è ovviamente un'illusione che non serve a niente. Bisogna sempre concentrarsi sul tema fondamentale, che è per l'appunto l'inevitabile, diciamo, conflitto sociale, soprattutto in questa fase in cui la pandemia determinerà un enorme accrescimento, diciamo, dello scontro a tutti i livelli, degli scontri tra gli stati, degli scontri all'interno degli stati, eccetera, eccetera. Ed è in questo, diciamo, quadro complessivo che si pone anche il tema, chiamiamolo così, della sovranità monetaria. Abbiamo anche il microfono, magari. Grazie Lorenzo, c'è Mauro Vanetti e poi Gianluca Bellotti per una breve domanda e non ho altre richieste, quindi poi daremo la parola a Claudio per le conclusioni. Ciao, io non so perché non mi parte il video, ma non è importante. Sì, io sono Mauro Vanetti di SCR Pavia. Allora, volevo fare un ragionamento sul fatto che il keynesismo è cambiato, diciamo, in questi decenni. Sono successe delle cose che fanno capire come non sia una teoria, diciamo, che vive nel vuoto, ma che in qualche modo riflette i cambiamenti dell'economia capitalista su scala mondiale. Il keynesismo dell'età dell'oro era un keynesismo che parlava di tassazione delle, diciamo, della borghesia o delle imprese, di repressione finanziaria, come si dice, cioè, diciamo, di limitare le possibilità di investimento nel mercato dei capitali, di cambi fissi, come è stato ricordato, rispetto alla proposta di Keynes del Bancor, quindi di un sistema ancora più rigido di quello che poi è emerso da Bretton Woods. E diciamo, l'ipotesi più o meno implicita che veniva fatta è che il debito accumulato nelle fasi, diciamo, come misura anticiclica nelle fasi di crisi, di recessione, venisse poi ripagato nelle fasi espansive, quindi che in qualche modo si potesse arrivare a una situazione stazionaria, anche se ciclica, per cui ogni volta si ricomincia da capo. Invece questo poi non è stato fatto, il capitalismo ha accumulato su scala mondiale debito pubblico in maniera, e privato ancora di più, in maniera mostruosa, come è stato visto anche nella relazione. Abbiamo oggi che è una specie di keynesismo del declino, che è una versione quasi irriconoscibile del keynesismo, e non credo che sia, diciamo, un cambiamento che è dovuto a un degrado della teoria, ma è dovuto al cambiamento delle condizioni pratiche in cui queste teorie operano. Per cui il keynesismo di oggi è un keynesismo che parla di sussidi, altro che di tassare le imprese, che parla di indebitamento invece che di repressione finanziaria, quindi in realtà di un'espansione del ruolo del credito e anche quasi sempre di cambi fluttuanti, e quindi di affidare il mercato valutario, diciamo, cioè affidare appunto l'andamento valutario al mercato dei cambi, quindi una posizione apparentemente liberista. Sia un po' un paradosso nell'Eurozona, in cui i liberisti tendenzialmente sono per un cambio veramente molto fisso, cioè l'euro, addirittura una moneta unica, e diciamo i keynesiani sono spesso, anche se non sempre, quelli più aperti a un ragionamento sulla creazione di varie valute, quindi di cambi liberi. Addirittura ci sono oggi nel dibattito keynesiano, cioè, diciamo, quelli che vengono considerati keynesiani in Italia sono sparsi politicamente un po' dappertutto nell'arco parlamentare. Bagnai e Borghi in qualche modo sono considerati gli economisti della Lega, anche se in parte è una mascherata propagandistica,
loro si considerano dei keynesiani, però sono keynesiani un po' particolari, cioè sono partiti sul tema no euro, però sono keynesiani per la flat tax, cioè per la cosa più liberista che esista, con un'ostilità drastica alla patrimoniale. Sono da questo punto di vista quasi irriconoscibili. Anche l'MMT, la Modern Monetary Theory, che è stata nominata prima da Lorenzo, che in qualche modo nasce da questo tipo di ambiente, cioè l'idea di indebitarsi più o meno senza limiti stampando moneta, è chiaramente una forma di teoria che può nascere soltanto in una situazione in cui tutte le misure che il capitalismo si permetteva di prendere nell'epoca del boom diventano impensabili anche per chi si oppone al liberismo. Quindi l'idea di andare a toccare i rapporti di proprietà diventa insostenibile, al massimo si può giocare sulla moneta. Tra l'altro un'idea come quella di stampare moneta senza limiti, perché tanto lo Stato può indebitarsi senza problemi, è un'idea che può risultare convincente magari negli Stati Uniti, dove si ha il dollaro, che è una moneta di riserva internazionale, anche se è insidiata in questo momento dall'euro, e che quindi si porta dietro un privilegio che è un privilegio imperialista, che è dovuto al ruolo degli Stati Uniti nel mondo. È curioso notare che proprio per difendere questo privilegio in realtà sono saltate le condizioni di Bretton Woods nel 71, nel senso che era proprio per l'enorme spesa che gli Stati Uniti avevano dovuto accollarsi, per esempio per la guerra in Vietnam, che non è stato più possibile mantenere un ruolo di predominio internazionale. Altro che eutanasia del rientier, cioè Keynes parlava di eutanasia del rientier, ma siamo invece in una fase in cui i keynesiani, che sono quasi sempre a favore di un indebitamento massiccio dello Stato, di fatto hanno trasformato, in questo in realtà collaborando con i liberisti, perché poi abbiamo già detto varie volte che nei fatti queste due posizioni che si scontrano nell'accademia poi collaborano nell'amministrazione quotidiana del capitalismo, hanno trasformato con un livello di indebitamento così alto gli Stati in quasi delle società per azioni, che devono avere un rendimento, devono avere un avanzo primario in condizioni normali per poter ripagare gli interessi sul debito. Questo crea uno strato di creditori perenni, altro che eutanasia del rentier, sono dei rentier immortali che campano dell'indebitamento pubblico oltre che di quello privato, e diciamo lo rendono un elemento decisivo del capitalismo contemporaneo, cosa che sarà ancora più vera dopo questo anno mirabile, in cui il 2020, in cui il debito pubblico esplode in tutto il mondo. La socialdemocrazia, la sinistra anche radicale, è quasi tutta, diciamo quella mainstream se vogliamo, e le burocrazie sindacali sono intrappolate da questi schemi, perché passano il tempo a escogitare un modo per inserirsi in questo dibattito strategico che è tutto interno alla borghesia, cercando diciamo di dare una spintarella nella direzione che si ritiene crei le condizioni più vantaggiose per i lavoratori. Hanno veramente il ruolo, come si dice, delle mosche cocchiere, no? Cioè la mosca che sta sulla criniera del cavallo e pensa di essere lei a starlo cavalcando e stargli dicendo dove va, ma di fatto hanno un ruolo totalmente marginale in un dibattito che si svolge in altri luoghi anche fisicamente. La lotta fra le classi per la divisione del plusvalore, invece che essere propugnata in una forma diretta, quindi diciamo rivendicando per esempio di alzare i salari, di ridurre l'orario di lavoro, di fornire dei servizi gratuiti, di espropriare pezzi di economia privata, viene delegato, o addirittura diciamo di intervenire sulla distribuzione sul credito, annullando alcuni debiti e preservandone altri, viene tutta questa lotta viene delegata a delle misure indirette, come è stato detto anche dall'intervento precedente, cioè cercano di ottenere la stessa cosa senza litigare, e quindi cercando di capire chi fra diciamo i referenti economici dei politici della borghesia possa proporre degli interventi più favorevoli, che diciamo che possono creare un terreno più favorevole. Nel caso migliore loro dicono anche la lotta di classe, ma in realtà di fatto che sostituisca la lotta di classe. E da qui nascono, credo, due tendenze di subalternità politica molto forte. Si cerca all'interno della borghesia, diciamo, il lato più keynesiano, che può essere per alcuni la borghesia progressista, quindi il centrosinistra. Anche se diciamo, loro stessi non lo sanno di essere keynesiani, visto che quasi, quando si devono dichiararsi qualcosa fanno dichiarazioni che hanno un sapore quasi sempre liberista, se non addirittura ultraliberista. Oppure altri addirittura guardano dall'altra parte, guardano anche al centrodestra, alla medio-piccola borghesia che è keynesiana soltanto nella misura in cui questo vuol dire andare a pietire sussidi e sostegno da parte dello Stato. E in entrambi i casi, diciamo, queste sinistre subalterne tendono a dipingere l'altra parte, i nemici dei loro alleati
borghesi come i neoliberisti. Quindi c'è tutta una retorica in cui quando sento parlare appunto di una sinistra che dice sono antiliberista, quasi sempre lo scopo è dipingere come liberisti diciamo quegli altri e giustificare in nome di un antiliberismo, cioè alla fine di del keynesismo, qualche alleanza politica spericolata. Penso che su questo sia importante bandire questo linguaggio dalla nostra propaganda, dalla nostra agitazione. La tendenza marxista internazionale non usa mai diciamo la parola liberismo come o neoliberismo come un sostituto surrettizio per parlare del capitalismo. Il nostro nemico è il capitalismo nelle sue articolazioni e in realtà non diamo neanche non esiste neanche diciamo, una differenza qualitativa fra un presunto capitalismo liberista e un presunto capitalismo keynesiano. Non esistono paesi liberisti e keynesiani che si scontrano fra di loro. Questa è una visione totalmente mistificata della realtà. Il nemico è il capitalismo e la classe dominante di questo sistema, che è la borghesia. Su questo la massima chiarezza non potrà che portare frutti anche nella prossima fase, in cui il keynesismo diventeranno ancora una volta tutti keynesiani e tutti liberisti simultaneamente. E quindi una posizione anticapitalista seria può soltanto essere marxista e prendere diciamo posizione netta contro l'insieme di queste articolazioni del capitale. Grazie. Perfetto, grazie Mauro. Allora lascio la parola a Gianluca Pellotti per la sua domanda e poi le conclusioni. Ok, mi vedete, mi sentite? Perfettamente. Ok, allora se io avevo una domanda veloce sulla questione dell'inflazione, volevo chiedere come interviene la fiducia sulla moneta che è stata citata come strumento per il controllo dell'inflazione. Nel senso che, sì, allora premetto che ammetto di essere un po' arrugginito in quanto economia marxista, quindi potrei essere ecco, non precisissimo, però ecco, se non erro, la questione dell'inflazione si lega direttamente alla produzione, cioè in quanto il valore del denaro che viene immesso nell'economia, il valore complessivo, è legato al valore delle merci prodotte che appunto devono essere messe in circolazione attraverso il denaro. E penso che appunto l'instaurazione del rapporto fiduciario per stabilire i valori reciproci tra le valute abbia in qualche modo tentato di attenuare, di rendere meno intimo, diciamo, questo rapporto che c'era che c'è tuttora, ma appunto renderlo meno intimo, meno direttamente legato, questo rapporto che c'è tra il valore della moneta e la produzione, cercando appunto di cercando di rendere il valore della moneta più indipendente possibile dallo stato poi dell'economia reale. Ecco, e secondo me questo ragionamento è interessante nella misura in cui noi oggi vediamo da una parte un'immissione di denaro liquido appunto a tonnellate da parte di tutte le banche centrali, sono stati citati i dati della Fed, è in corso un dibattito all'interno della BCE sulla stessa questione e dall'altra parte vediamo crollo della produttività, i dati che vengono dati negli Stati Uniti sulla disoccupazione sono un incipit di questo crollo che questa crisi sta producendo. E quindi appunto mi chiedevo come diciamo la capacità nel prossimo periodo che potrà avere il controllo della moneta su base fiduciaria nel contenere l'esplosione dell'inflazione. In alcuni paesi sicuramente questo contenimento non sarà possibile a causa appunto di problemi di inflazione che già prima erano in corso, come appunto veniva detto nel Venezuela o anche in Turchia, eccetera, eccetera. In altri paesi più stabili forse questo
questo ruolo potrà ancora giocare appunto un ruolo di contenimento, però mi chiedevo in quale misura e quali sono i fattori che potrebbero insomma, garantire il contenimento dell'inflazione, quando invece questi strumenti che sono stati messi in campo saranno del tutto insufficienti. Perfetto, ringrazio anche Gianluca. A questo punto abbiamo ancora circa 20 minuti. In questa discussione abbiamo avuto 8 interventi e anche una domanda in chat che abbiamo inoltrato direttamente a Claudio, a cui lascio la parola per le conclusioni. Mi devi sbloccare il microfono, Alessio. Sei già sbloccata. Adesso. Ok. Allora, sì, allora, come sempre sono usciti molti punti che sarà difficile approfondire, dunque scelgo alcuni. Però innanzitutto è stata fatta una domanda, lo diceva Alessio ancora, adesso, sulla questione di dare qualche riferimento in più alla citazione che ho fatto di Mandel, cioè della sua opinione. Ora, negli anni 60, questo dibattito che ci fu, ricordo che Mandel fu il teorico fondamentale di quella che si intestava, l'organizzazione che si intestava all'eredità della Quarta Internazionale. Ci fu un grande dibattito sul boom economico del dopoguerra, sia negli anni 40 sia negli anni 60. Non ho il tempo di ricostruirlo, cito solamente un testo che è stato famoso e anche molto diffuso in Italia, si chiamava Introduzione alla teoria economica marxista, che nella prima edizione del 63, il cosiddetto Mandelino, che molti magari hanno anche visto, in cui Mandel diceva proprio il capitalismo, adesso sto andando alla fine, non ha trovato il modo per assicurarsi uno sviluppo ininterrotto più o meno armonico, bensì per ridurre l'ampiezza e la gravità di queste contraddizioni, almeno temporaneamente, nel quadro di un periodo a lungo termine di sviluppo accelerato e al prezzo di un'inflazione permanente. Questo concetto venne inserito anche nelle tesi di un congresso mondiale della Quarta Internazionale, chiedo scusa, non ricordo adesso l'anno esatto, e in sostanza rappresentava un'accettazione parziale, o neanche tanto parziale, dell'idea che le politiche keynesiane appunto potessero avere quella che all'epoca veniva definita il ruolo di stabilizzatori del ciclo, cioè ridurre o addirittura rendere quasi impercettibili le crisi periodiche dell'economia che hanno sempre caratterizzato questo sistema. Successivamente, negli anni 70, in un'opera che non è stata tradotta, credo, in italiano, che si chiamava Late Capitalism, il tardo capitalismo, forse ne esistono dei tratti, Mandel abbandonò questa posizione come sempre. Bisogna capire una cosa, Mandel nel 46 rifiutava di riconoscere il fatto che si andava verso un boom economico. Quando questa divenne una realtà, allora lo accettò nei termini che dicevo prima e non accettarono l'idea che si andava verso una nuova grande crisi. Quando arrivò la nuova grande crisi negli anni 70, si volse alla teoria delle onde lunghe cercando di dare una spiegazione di fenomeni che non aveva saputo riconoscere. Su questo c'è un articolo che noi abbiamo pubblicato sicuramente in cartaceo anni fa, però se non l'abbiamo messo sul sito, secondo me dobbiamo metterlo, di Alan Woods, molto importante, che si chiama Il marxismo e la teoria delle onde lunghe, che proprio tocca questo punto. Questo è importante perché usare categorie e terminologie che derivano dall'economia marxista non di per sé, diciamo, ti rende immune da un approccio eclettico e dall'assorbire elementi che invece vengono dalle teorizzazioni accademiche o comunque che derivano dalla classe dominante. Venendo ad altri punti che sono stati sollevati, Stefano parlava. Dopo torno sulla questione del cartalismo e della teoria della modern money theory, che è importante. Parlava anche in termini programmatici, se ho ben capito, parlava di riduzione di orario di lavoro, eccetera. Ora, sicuramente di fronte a una crisi di questo genere è indispensabile, diciamo, un programma anche di difesa immediata che comprende tutta una serie di rivendicazioni che va
appunto dal controllo dei lavoratori sulla produzione, vediamo anche sulla questione della pandemia quando poi, quanto questo si stia riproponendo, il controllo delle condizioni di lavoro, della sicurezza, anche di cosa si produce, di cosa è essenziale, cosa no, così come l'orario di lavoro che è tornato al centro, perché ovviamente con una crisi di queste dimensioni, l'altro ieri ho letto, non so se un riassunto della proposta che avanza il PD, non so se l'articolo era corrispondente al testo ufficiale, che proponeva la distribuzione della miseria, cioè lavorare meno e guadagnare meno. Ora, particolarmente dopo 20 anni in cui i salari sono stati così pesantemente schiacciati in basso, in mezzo alla grande crisi, questo significa appunto l'ipotesi di distribuire la miseria. Cercare di ridistribuire all'interno della classe lavoratrice quello che c'è senza porsi neanche il problema, non dico del controllo dell'economia, ma neanche della distribuzione della ricchezza che viene prodotta in termini diversi. Però il solo fatto che questo tema sia uscito dimostra, diciamo, fino a che punto sarà decisivo avere anche rivendicazioni di questa natura. Il punto è che appunto per avere un carattere minimamente serio non possono che essere diciamo, inserite in una logica di transizione, di uscita da questo sistema economico, altrimenti assumono appunto un carattere regressivo come questa o altre che vengono avanti, per cui si dice quelli che prendono il reddito di cittadinanza li mandiamo nei campi al posto dei braccianti immigrati che non hanno il permesso di soggiorno, appunto proposte che nel migliore dei casi sono la redistribuzione della miseria e della povertà, che peraltro sono destinate ad aumentare in maniera drammatica. Sottoscrivo senza riserve l'intervento di Vincenzo sulla questione delle basi, diciamo, epistemologiche o filosofiche di queste teorie. Non è un'esagerazione quella che disse Marx quando disse che dopo Ricardo l'economia borghese non aveva prodotto niente più di interessante, perché appunto è passata a una descrizione nei termini in cui si diceva anche in altri interventi, cioè appunto descrittiva sempre ex post. Io faccio una parentesi che secondo me la dice lunga. Quando si dice grazie a queste teorie, al keynesismo, si sono dati strumenti di analisi dell'economia, sì, però fino a un certo punto, perché poi sono strumenti che si basano sempre su una proiezione all'indietro, diciamo, hanno una scarsa capacità di prevedere dove si va. Io per tirare fuori quella tabella di dati che vi ho mandato, sono entrato nel database del Fondo Monetario Internazionale e mi ha fatto molto ridere perché cercavo dei dati che sapevo che non c'erano, che c'erano, e non li trovavo, finché non mi sono imbattuto in un link che diceva mettiamo pochi dati perché non stiamo capendo niente di quello che succede e dunque ci limitiamo all'essenziale, perché questo dimostra che, diciamo, anche quelle categorie di misurazione e suddivisione delle grandezze economiche che in gran parte derivano dal keynesismo hanno una validità molto, molto, molto relativa. Io credo che noi non possiamo chiamare keynesismo qualsiasi cosa, perché sennò, diciamo, ci confondiamo e diventa una discussione poco chiara. I concetti, grosso modo, sono quelli che richiamavo nella relazione e all'interno di quel perimetro che si muovono le posizioni keynesiane. Il che non vuol dire che altri aspetti non siano stati applicati anche da governi, economisti che seguivano altre scuole. Tuttavia, mi sembra importante concentrarmi, per non fare troppo lungo, credo di avere ancora una decina di minuti, sulla questione sollevata nell'intervento di Lorenzo, in parte forse anche di Mauro, scusate, sto cercando un foglio di appunti se lo trovo, sulla questione della moneta, e forse questo va anche incontro in parte alla domanda che faceva Gianluca. Io credo che Lorenzo ha assolutamente ragione quando dice che, scusate, faccio una premessa per dare i nomi, la MMT o Modern Money Theory è una teoria, come si diceva, di derivazione keynesiana che sostiene e che si appoggia alle teorizzazioni cosiddette cartaliste, cioè che dicono che la moneta non ha nessuna base come merce, ma è semplicemente debito. Sto tagliando un po' con l'accetta, ma questo è
è il succo della faccenda. E dunque che lo Stato, nella misura in cui ha il monopolio dell'emissione, non rimarrà mai senza soldi, non avrà mai il problema di equilibrare il suo bilancio, perché qualsiasi debito faccia lo può ripagare con l'emissione di moneta. E questo è stato, come si diceva, e viene spesso legato all'idea di politiche riformiste. Per esempio il cosiddetto Green New Deal, di cui si è parlato molto negli anni scorsi, è stato da alcuni associato a questo tipo di proposte economiche. Cioè, per finanziare il Green New Deal, che ovviamente è una riconversione gigantesca del sistema produttivo, il privato non vuole e non ha i soldi per farlo, può farlo lo Stato, e lo Stato può farlo stampando monete. Ora, sicuramente è vero che i teorici di questa scuola rifiutano e vogliono aggirare il problema del conflitto di classe, questo Lorenzo ha assolutamente ragione, e dunque è una versione ancora più deteriore del riformismo, perché almeno il riformismo ti dice che facendo un po' di corpo a corpo qualcosa puoi strappare. Questi ti dicono che non è neanche necessario mettersi le scarpe, basta stampare i soldi e il problema è risolto senza alzarsi dal divano. Tuttavia la nostra critica non può ridursi o limitarsi solo a questo punto, perché la legge del valore esiste ed esiste anche per la moneta. In altre parole, non è che un governo che rappresenta realmente la classe lavoratrice, che è impegnato nella transizione economica, può stampare moneta quanta vuole, perché tanto sta facendo il conflitto di classe. La moneta, il denaro, scusate, che poi la moneta ne è il segno, risponde alla legge del valore. Il denaro nasce come una merce, appunto, metalli preziosi, ma prima anche altre merci, bestiame o altro, anche se ha sempre avuto dei segni che rappresentavano la merce denaro, tuttavia quella è la sua base, perché è quella che garantisce la sua corrispondenza alla legge del valore, cioè quella che permette lo scambio di qualsiasi merce con qualsiasi altra merce. Naturalmente in un'economia capitalistica il denaro ha molte funzioni, perché serve alla circolazione delle merci, serve come mezzo di pagamento, ma è anche capitale o potenzialmente capitale. Marx ha una parte molto moderna, molto attuale, quando parla del capitale finanziario, quando dice qualsiasi reddito può essere capitalizzato, cioè trasformato in capitale potenziale. Pensiamo quanto questo è vero oggi in un'epoca in cui si tenta di rastrellare, per esempio, i fondi pensione, qualsiasi forma di risparmio, e trasformarlo immediatamente in capitale che possa essere investito. E dunque il denaro assume su di sé questo nuovo valore d'uso, cioè di poter essere trasformato in capitale, e questo valore viene pagato con l'interesse. In questo senso, qualsiasi emissione di moneta è anche emissione di capitale, potenzialmente, e qualsiasi creazione di capitale in qualche misura è anche moneta che circola, anche se non è la moneta che abbiamo in tasca. Per esempio, quando negli anni 2000, negli anni 90 e 2000, c'è stata questa enorme emissione di debito privato, i cosiddetti, come si chiamavano? Mi manca la parola, tutti i prestiti che sono esplosi, i mutui che sono esplosi, cioè soldi dati a prestito dalle banche che non avevano questi soldi e li davano a gente che non poteva ripagarli, quello in qualche modo era una creazione di moneta, anche se non nella forma di una banca che stampa del denaro, che andava contro la legge del valore. E quando si va contro la legge del valore, a un certo punto questa si riafferma. Si riafferma sotto che forma? Può essere sotto varie forme. Può essere sotto la forma che un titolo che ha scritto sopra un certo valore si dimostra non avere quel valore, per esempio quando c'è un crollo in borsa. Ma questo può valere anche per una valuta, per una moneta emessa da uno Stato. Noi a questo punto non possiamo perderlo di vista, a meno che non pensiamo che si possa, diciamo, che la legge del valore, che è quella che regola lo scambio di qualsiasi bene ed è anche quella che regola la remunerazione del capitale, non valga per l'emissione di moneta. Quella enorme quantità di denaro che citavo prima, che è stata immessa dalle banche centrali, perché non ha generato inflazione, quei 6.000 miliardi della Fed, eccetera? Ecco, questo è un punto importante che dobbiamo capire, perché l'inflazione è uno dei modi attraverso cui la legge del valore dimostra di essere operante. Cioè, io ho messo in giro della valuta che non corrisponde al suo valore nominale, questa valuta si deprezia, dunque tutti i prezzi salgono.
Questo non è successo negli anni dopo il 2008, non solo perché la domanda era molto debole, c'erano salari bassi, c'era molta disoccupazione, pochi investimenti, dunque era difficile che i prezzi crescessero, ma perché gran parte di quel denaro ha preso un'altra strada, e cioè è rimasto in mano alle banche e alle grandi imprese che l'hanno in larghissima parte reinvestito nell'ambito della borsa e del mercato finanziario. E lì sì che c'è stata una forma di inflazione, cioè di prezzi che sono esplosi. Le quotazioni delle borse sono risalite ben oltre il livello del 2007-2008, non perché i valori reali erano quelli che sono quotati, ma è stata una forma di inflazione di quei valori. Se fossero stati messi in tasca ai lavoratori disoccupati, si sarebbe prodotta inflazione sui prezzi dei beni di consumo consumati dalle masse. Da questo punto di vista, diciamo, non si è sentito l'effetto che pure poteva essere ipotizzabile di un'inflazione come si intende tradizionalmente, cioè che vado a fare la spesa ogni settimana, ogni mese, vedo i prezzi aumentare, peraltro adesso stanno aumentando, anche se per altri motivi, al banco del supermercato o su qualsiasi altro bene, ma non è che questa legge non esista e non si manifesti. L'inflazione naturalmente può essere un metodo per non pagare i debiti. Prima si citava in un intervento la pace dopo la prima guerra mondiale, in cui anche Keynes ebbe una parte, appunto, come si ricordava, criticando le riparazioni di guerra imposte alla Germania. La Germania, nei primi anni 20, per non pagare quel debito, lasciò che esplodesse una gigantesca inflazione che portò alla famosa iperinflazione del 1923, quella di cui si vedono le foto della gente con le carriole con dentro miliardi di marchi che valevano magari come i soldi per comprare un giornale o un panino. Ma questo ovviamente ha le sue conseguenze generali, non solamente sul debito che si deprezza, ma tutti i redditi, in particolare i redditi fissi, dunque i salari, le pensioni e questo tipo di redditi vengono rapidissimamente deprezzati. E abbiamo visto fenomeni anche simili in paesi, in anni più recenti, come la Turchia, come l'Argentina, che tentavano di dare alla loro moneta nazionale un valore che non aveva, per esempio agganciandola a una valuta più forte come il dollaro, e questo ha provocato il crollo di quelle valute. Dunque io penso che noi dobbiamo estendere la nostra critica a queste teorie non solamente al piano politico, come giustamente faceva Lorenzo, ma anche al piano teorico, perché perfino in un'economia di transizione, dunque, che sta fuoriuscendo dal capitalismo, per tutta una fase la legge del valore del lavoro continua ad applicarsi, sia pure in forma modificata, e se si tenta di ignorare questo, si va incontro a gigantesche contraddizioni e soprattutto al rischio di un fallimento politico. Un'ultima osservazione voglio farla, perché riguarda anche un po' le prospettive più generali, anche riguardo a un accenno, due punti che sollevava Franco Ferrara nel suo intervento, cioè la questione del conflitto tra Stati Uniti e Cina e la questione dell'Unione Europea e della sua evidente crisi nella situazione odierna. Uno dei motivi, naturalmente non è una delle manifestazioni, se così vogliamo dirlo, di queste contraddizioni è precisamente la destabilizzazione dei rapporti internazionali, compresi i rapporti fra le monete. Perché, come dicevo prima, il dollaro da molto tempo non ha più quell'aggancio all'oro, ha avuto la supremazia grazie alla supremazia politica ed economica degli Stati Uniti, ma essendo questa sempre più in discussione, anche questi rapporti sono in discussione. Infatti negli ultimi 10 anni abbiamo assistito, e soprattutto negli ultimi 4-5, a due fenomeni epocali, e cioè da un lato la crisi e la, vado a chiudere, questo enorme cambiamento nei mercati finanziari che non stanno più in piedi senza il sostegno delle rispettive banche centrali. E questo è molto importante, perché prima invece, non che prima non li sostenessero, però prima c'era invece un mercato mondiale della finanza che operava in tempi, non che non ci sia ancora adesso, ma è stato segmentato, e i rispettivi
paesi sostengono, diciamo, il rispettivo settore finanziario. Questo significa che a un certo punto uno di questi si dimostrerà essere l'anello debole e crollerà, anche dal punto di vista finanziario. Parallelamente a questo abbiamo assistito al ritorno del protezionismo, che è lo stesso processo, cioè la frammentazione del mercato su base nazionale o di blocchi economici, però dal punto di vista del mercato delle merci, dei beni e dei servizi, dunque dell'economia reale e non solo della finanza. Anche da questo punto di vista siamo in una situazione esattamente opposta a quella che fu alla base della cosiddetta epoca d'oro del dopoguerra, con cui appunto le politiche keynesiane si identificano. Negli anni 40, quando si discuteva appunto a Bretton Woods, Keynes aveva una posizione, lo citava, non mi ricordo se Marzia o Mauro, di proporre una valuta internazionale, il bancor, non scambiabile come riserva, per evitare proprio destabilizzazione come c'era stata nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Questa proposta non venne accettata e si usò invece il dollaro, che però garantiva quella stabilità perché ne aveva le basi economiche e anche le basi politiche. La situazione di oggi richiama molto di più invece quella precedente, e cioè in cui non esiste un metro di riferimento comune, ma non esiste perché non esiste neanche una realtà egemone nel mondo capitalista. Esiste un'egemonia in crisi, che è quella degli Stati Uniti d'America, ed esiste una serie di antagonisti, la Cina innanzitutto, per sé più ancora che l'Unione Europea, che però non sono in grado di assolvere lo stesso ruolo, in primo luogo per le contraddizioni che hanno al loro stesso interno. E dunque la fase si definisce precisamente come fase di rottura, non fase di ricomposizione degli equilibri, non fase in cui le gerarchie possono essere ricomposte e creare un terreno di scambio per l'economia mondiale sufficiente a creare una nuova fase di ascesa. Qualsiasi prospettiva, qualsiasi analisi politica e qualsiasi azione politica soprattutto e programma deve partire da questa consapevolezza e dalla capacità, diciamo, di saperla vedere in tutti i suoi aspetti. Ecco, se questa discussione ha, non dico risposto, ma almeno messo in campo qualche elemento per assolvere a questo compito, credo che questo allora abbiamo raggiunto il nostro scopo, e mi fermo qua perché siamo già alle 12:35. Perfetto, grazie mille Claudio e a tutti quelli che sono intervenuti. Allora, noi abbiamo avuto per ora più di 200 registrazioni, e circa 130-135 persone che sono entrate, alcune sono anche uscite, qualche collegamento è caduto, anche quello dell'host per pochi minuti. L'appuntamento è alle 14 qui per la discussione sulle basi della filosofia marxista.